Buongiorno a tutti, grazie per essere qui con alcuni, molti degli studenti presenti in sala. Ci siamo visti prima, abbiamo già fatto una lunghissima passeggiata su al Parco delle Energie, abbiamo visto il lago, abbiamo raccontato la storia di questo luogo, e storia di lotta anche per il quartiere. E siamo felicissimi però adesso di avere il professor Barbero qua con noi. Siamo pronti per aprire una conversazione con lui, e in realtà avevamo già preparato e raccolto dal pubblico, diciamo, alcune domande. Se non dovessero essere sufficienti per, diciamo così, soddisfare la vostra curiosità, il microfono è sempre aperto, quindi anche per uno scambio e un'interlocuzione. Quindi le domande, diciamo, sono soltanto un avvio per poter intavolare una discussione che non sia una lezione frontale. Quindi vedo anche tante persone, appunto, non appartenenti alle scuole, quindi è bellissimo vedere questa sala piena di mattina. E non vi presenterò il professore perché avete già fatto tutti i compiti a scuola, e partirei immediatamente con la prima domanda, che è un po' lunga ma abbastanza importante. Quest'anno ricorrono i 75 anni dalla morte di Mark Bloch, fucilato dai nazisti dopo 3 mesi di torture nel 1944. La sua figura di storico, allo stesso tempo impegnato nella realtà e rigoroso interprete del metodo scientifico, ci richiama oggi all'importanza di saper applicare la correttezza e la disciplina nel metodo storico per capire il nostro passato e anche quello più recente. L'esatto opposto di tutte le strumentalizzazioni e gli abusi che sono tanto in voga, a partire dall'equiparazione, oggi anche istituzionalizzata dalla Unione Europea, tra fascismo e comunismo. Ecco quindi una prima suggestione: come si possono combattere oggi queste semplificazioni e queste forzature, raccogliendo l'eredità dei maestri della storiografia del passato? Grazie. Una domandina da niente, come vedete, proprio. E anche le altre sono così, se non ricordo male, vabbè. Ma l'idea era che, insomma, io non volevo venire qua a prepararmi una conferenza, e quindi ho detto dialoghiamo. Quindi sono domande in realtà che servono soltanto per mettermi in testa qualche spunto e spingermi e costringermi a parlare. E allora prendiamo la larga, siete partiti da Mark Bloch, partiamo da Mark Bloch. Allora, di chi sto parlando? Sto parlando di uno di quegli storici che all'inizio del Novecento hanno cambiato totalmente il modo di studiare la storia. Di studiare la storia intendo, quando dico studiare la storia, intendo dire il mestiere che faccio io, cioè chi si pone un problema e dice: vorrei saperne di più di questa cosa. Vado a cercare i documenti, vado a cercare le fonti, cerco di capire cosa è successo davvero e lo spiego. Questo nostro lavoro è cambiato profondamente, appunto, circa 100 anni fa. In che senso è cambiato? È cambiato perché la storia, per quasi tutta la vicenda dell'umanità, si dava per scontato che cosa merita studiare? Merita studiare i grandi avvenimenti, i grandi personaggi. La storia nasce dal fatto che le comunità umane hanno voglia di ricordare. Però è sempre sembrato ovvio che ti vuoi ricordare il re e non ti vuoi ricordare il poveretto che abitava, no, sotto al piano di sotto di casa tua. Vuoi ricordarti i grandi avvenimenti, ed è anche giusto, perché i grandi avvenimenti sono quelli che attraversano la vita di tutti. Non è che uno parla tanto della Seconda Guerra Mondiale per dire, perché per il gusto di parlare delle guerre, ma perché la Seconda Guerra Mondiale, tutti i nostri genitori e nonni sono stati travolti e per anni la loro vita è stata cambiata da quella guerra. Tutti, non ce n'è uno che non sia stato sconvolto da quegli anni di guerra. E quindi è anche naturale che noi studiamo innanzitutto, se parliamo di fatti, come dire, il bombardamento di San Lorenzo è un po' più importante del fatto che noi stamattina siamo qua a parlare di storia. Ci sono delle differenze. Però questa cosa aveva anche un rischio,
E cioè che appunto si pensasse che la storia è solo la storia dei re, dei papi e dei generali, ed è solo la storia delle guerre, delle battaglie, dei trattati di pace, delle invasioni. Bloch è uno di quei, che è un francese, un ebreo francese, nato alla fine dell'Ottocento e morto appunto, fucilato dai nazisti nel 1944. Bloch è uno di quei due o tre storici francesi, l'altro si chiama Lucien Febvre, vale la pena di ricordare anche lui, che all'inizio del Novecento hanno all'improvviso l'illuminazione che gli storici stanno continuando a parlare solo di re e imperatori, mentre per esempio i sociologi cercano di capire come funziona la società e studiano gli operai, i sociologi, e studiano i movimenti di massa, i partiti. E allora lo storico, e gli antropologi vanno in paesi lontani a studiare come vivono le tribù primitive, no? E gli storici a un certo punto scoprono, e noi perché non dobbiamo studiare anche noi le stesse cose? Se sto studiando il Medioevo, un conto è dire l'imperatore Carlo Magno, l'incoronazione di Carlo Magno a Roma nell'anno 800, però la gente cosa mangiava ai suoi tempi? E cosa voleva dire essere padre, essere figlio? Ci si innamorava a quell'epoca? E cosa voleva dire innamorarsi? E appunto, quando uno moriva, cosa succedeva? Come si facevano i funerali, il lutto? E le differenze di abbigliamento? Si vestivano tutti allo stesso modo oppure no? E sposarsi, cosa voleva dire? E come si faceva a sposarsi? Allora, tutte queste domande gli storici una volta non è che se le ponessero granché. Bloch, Febvre, altri fondano una rivista che, vabbè, i vostri prof ve l'avranno menzionata, si chiama Annal, ma è famosa perché appunto racchiude un gruppo di storici che per la prima volta decidono di studiare queste cose. Non c'è niente che sia così quotidiano, così modesto, che allo storico non debba interessare. C'è una lettera di Marc Bloch a Febvre, 1935, in cui lui dice «Sono assorbito da una cosa nuova, mi sto occupando di storia dell'alimentazione». Ora, appunto, noi dopo di lui l'abbiamo studiata, oggi tanti studiano l'alimentazione, come si mangiava nel passato, ma lui è il primo che ha in mente questa cosa e la deve spiegare, perché il suo collega non ci ha mai pensato neanche lui che possa essere un argomento di studio quello che la gente mangiava nel passato. E Bloch dice: sono talmente assorbito che non riesco più a occuparmi di nient'altro. Dice: ma ha mai pensato lei al problema della marmellata? Il problema della marmellata è, siamo negli anni 30, oggi non si fa più la marmellata in casa, non granché, qualcuno la fa però magari, ma allora, ecco, non viene buona, è più buona quella del supermercato, ma allora tutte le famiglie si faceva la marmellata in casa e la gente diceva: beh, da noi c'è questa antica tradizione di fare la marmellata. E Bloch dice: certo, la marmellata della nonna, ma da quand'è che si fa la marmellata? Per fare la marmellata bisogna che ci sia lo zucchero, che costa poco. E lo zucchero una volta era carissimo, perché si faceva solo con la canna da zucchero alle Antille, bisognava importarlo dalle colonie, costava carissimo lo zucchero. Poi all'improvviso scoprono che dalla barbabietola si può ricavare lo zucchero e la barbabietola si può coltivare anche qui. Di colpo lo zucchero diventa una cosa che la gente comune può comprare. Di colpo una cosa che prima era un lusso da ricchi entra nelle case di tutti, anche degli operai, e di colpo tutti possono fare la marmellata. Ecco, in questo senso Bloch è uno di quelli che ci hanno insegnato che non c'è niente che non valga la pena di studiare, non c'è nessuna domanda che non valga la pena di porsi. E non è che Bloch era uno che non aveva capito cos'è la grande storia, perché è vissuto. Voi pensate a cosa ha passato la generazione che è nata verso la fine dell'Ottocento. Bloch è uno di buona famiglia, famiglia intellettuale, ebrei molto colti, per niente religiosi. Lui dice: per gran parte della mia vita che ero ebreo neanche ci pensavo, fregava niente a nessuno. Siamo nella Francia, che è uno stato laico, dove non c'è nessun contatto fra lo Stato e la religione, non ci sono i crocifissi ai muri delle aule. E Bloch dice: io di che ero ebreo era l'ultima cosa di cui mi preoccupavo, tanto non eravamo mica credenti, quindi.
Il papà è professore universitario anche lui, quindi per carità, alta borghesia, tutte le comodità, tutti i privilegi, studia nei buoni licei, poi va in cattedra, però poi intanto scoppia la prima guerra mondiale e quindi tutti vanno a fare la guerra, anche i figli delle famiglie privilegiate. Bloch fa la guerra per anni. Io potrei parlare per un'ora solo di Bloch, poi dammi uno strattone alla giacca, mi raccomando, perché... Ma Bloch in guerra scopre delle cose straordinarie. Intanto una cosa che mi ha colpito moltissimo, lui dice questo. In guerra, lui è un ufficiale ovviamente, è un borghese, quindi fa l'ufficiale e comanda una truppa di operai e contadini, soldati semplici. E Bloch dice, noi crediamo sempre che gli operai e i contadini siano dei duri. Invece non è mica vero. Sono gli impressiona il sangue. Io mi sono accorto che fa molta meno impressione a me che non ai miei soldati, che già è una gran cosa, eh? Il borghese che uno penserebbe delicato, invece no, lui fa la guerra sul serio, rischia la pelle, uccide, se ne vergogna un po', però al tempo stesso trova che è un'esperienza straordinaria. C'è un passo in cui dice, a un certo punto avevamo i tedeschi che scavavano in una trincea abbastanza vicina alla nostra. Capite? Noi siamo qua e a 50-100 metri ci sono gli altri, 50 in quel caso, e ci siamo accorti che c'erano molti tedeschi che stavano lavorando in questa trincea poco lontano. Allora io avevo un soldato che sapeva lanciare le bombe a mano a grande distanza, allora l'ho fatto venire e abbiamo tirato rapidamente qualche bomba a mano proprio lì in pieno, abbiamo sentito urla spaventose e poi il silenzio. E dice Bloch, non è un ricordo di cui sono particolarmente fiero, però poi intanto l'aveva fatto, naturalmente, no? Va bene, poi finisce la guerra, la Francia vince, stravince, Bloch continua la sua carriera, diventa un grande storico, fonda la rivista Annale, rivoluziona il modo di fare la storia. Intanto però in Germania arriva Hitler. E con Hitler arriva la propaganda antisemita, cioè l'odio contro gli ebrei, e anche in Francia è pieno di gente che la pensa così, perché vivono in un mondo, si parlava prima, no, del come fare per recuperare il concetto della lotta, loro vivono in un mondo, in una società dove l'idea della lotta ce l'hanno in testa tutti, dove i padroni hanno una paura spaventosa che gli operai facciano la rivoluzione e facciano il comunismo, e molti operai ci pensano, e molti altri invece sono pronti ad armarsi e a combattere per impedire agli operai di fare la rivoluzione. Per cui anche in Francia ci sono movimenti fascisti. A un certo punto c'è una lettera di Bloch dove dice, nei licei si compra una pistola per 15 franchi. 150 euro, d'accordo, non è per tutti, però comunque dei licei dove vanno i ragazzi di buona famiglia, chiaramente, perché al liceo all'epoca ci vanno i figli dei borghesi, gli studenti, che non sono necessariamente la componente di sinistra in quel mondo lì, sono una componente di destra invece, perché sono tutti figli di papà gli studenti, e gli studenti comprano pistole e lo sanno tutti, no, ecco. E ha un bambino, Bloch ha parecchi figli, ha un bambino, gli piace molto il sesso a Bloch, anche se è un signore di quell'epoca, non ne parla mai, ma poi un suo figlio ha raccontato che dopo la morte del papà sono andati a cercare il suo studio, c'aveva un armadietto segreto che i figli non dovevano aprire, era pieno di libri porno questo armadietto segreto. Dopodiché Marc Bloch ha parecchi figli, di cui un bambino piccolo. E questo bambino piccolo, lui a un certo punto scrive al suo amico Febvre dicendogli, guarda il segno dei tempi, c'era il mio bambino che giocava a soldatini, francesi contro tedeschi, c'era la guerra naturalmente, mi fa vedere i tedeschi e dice, papà guarda, questo qui è Hitler. Ecco, segno dei tempi. Dopodiché scoppia la seconda guerra mondiale, Bloch viene richiamato, è ufficiale superiore, lo mandano a dirigere i rifornimenti di benzina di un'armata, scopre che lo sa fare perché è un organizzatore, dopodiché i francesi vengono sbaragliati, la Francia è invasa, Bloch è di quei francesi che vengono evacuati in Inghilterra,
potrebbe starsene sano e salvo in Inghilterra, invece molti tornano in Francia pensando che si possa continuare la guerra. Invece la guerra è persa, la Francia si arrende, è occupata dai nazisti e comincia la caccia agli ebrei. E Bloch, che in quegli ultimi anni si è reso conto di essere ebreo, perché anche in Francia chi ha paura del comunismo e della rivoluzione guarda a Hitler o a Mussolini come ai salvatori, e quindi anche le loro idee, quelle di Hitler, anche in Francia girano, quindi non è più come prima che eri ebreo e non lo sapeva nessuno. Adesso sei ebreo e ti rendi conto che i colleghi lo dicono, ci sono troppi ebrei in giro, non te la danno la cattedra alla Sorbona perché appunto non ne vogliono altri ebrei. Poi appunto occupazione nazista, Bloch va in clandestinità e decide di entrare nella resistenza e si presenta, lì è bellissimo, c'è il racconto di uno di questi dirigenti del Maquis, come si chiamava, la resistenza francese, dice: mi arriva questo signore di una certa età, con gli occhialini rotondi, una decorazione all'occhiello, la Legion d'Onore per imprese di guerra nella Prima Guerra Mondiale, il bastone, la borsa, e dice: voglio entrare nella resistenza. All'inizio ci mettevamo un po' a ridere, poi abbiamo scoperto che era un genio, un organizzatore straordinario, quindi questo signore con gli occhialini rapidamente diventa uno dei capi della resistenza nella Francia del Sud e comincia a essere attivamente ricercato dalla Gestapo. La Gestapo della Francia del Sud a Lione ha un capo che sarà poi processato e condannato a morte dopo la guerra, che si chiama Klaus Barbie, noto come il boia di Lione, e un bel giorno la Gestapo lo arresta, lo tengono dentro per qualche mese, lo pestano a sangue, gli rompono le costole e poi siccome c'è stato lo sbarco in Normandia e i tedeschi stanno evacuando Lione, nel giro di qualche settimana fucilano tutte le migliaia di prigionieri che avevano lì in prigione, e quindi un bel giorno tocca anche a lui, lo fucilano. Voglio dire, non è che non sapeva cos'è la grande storia, però era uno capace di dire: hai mai pensato al problema della marmellata? Ecco. Questo è il senso della storia come noi la facciamo oggi. Dopodiché, ve l'ho fatta così lunga perché sennò poteva sembrare retorico quello che vi dico adesso, cioè che Bloch ha lasciato un testamento dove ha detto: sulla mia tomba voglio che scrivano Dilexit Veritatem, che è latino e vuol dire ha amato la verità. Allora, appunto, uno oggi in questo contesto potrebbe dire: che palle, ti fai la frase in latino sulla tomba. Però una volta che avete capito il tipo e l'epoca, ecco, rimane questa cosa. Qual è la cosa più importante della mia vita? Ho amato la verità. E questo è quello che dovremmo fare noi oggi. Naturalmente la verità è un casino, non è mica così semplice la verità. Già Ponzio Pilato, quando si è trovato di fronte a Gesù e Gesù gli parlava della verità, e Ponzio Pilato gli dice: che cos'è la verità? E il problema è che aveva più ragione Ponzio Pilato, perché non è semplice che cos'è la verità, perché, come dire, una volta che hai detto che studi tutto, va bene, studiamo tutto. Cos'è la storia? La vita di tutti gli esseri umani, noi compresi, tutti gli esseri umani mai vissuti formano la storia. Qualunque cosa successa può essere interessante. La storia è il catalogo di tutte le cose che hanno fatto tutti gli esseri umani prima di noi, tutte le cose geniali e tutte le cazzate che hanno fatto. In genere più cazzate che cose geniali, ma comunque c'è un certo equilibrio alla fine. Tutto ci rientra, purché ti sembri interessante, ovviamente. E allora la verità cos'è? La verità sono i fatti. Certo che la verità sono i fatti. Quando qualche storico del futuro dirà: non è vero che quel giorno il professor Barbero è venuto a parlare sulla via Prenestina, mi risulta che quel giorno era a Milano, ecco, dirà una menzogna, perché è un fatto che noi oggi siamo qui. Però della verità fa anche parte, e qualcuno dirà: ma c'era poca gente ad ascoltarlo, qualcuno dirà: no, a me risulta, ma li hanno contati? No, li avete contati? No, e quindi qualcuno potrà dire: no, non credo potessero essere in molti, figurati chi interessavano queste cose a quell'epoca, no, ecco. E poi qualcuno dirà: e il pubblico ha trovato meraviglioso l'intervento del professor Barbero, e qualcun altro dirà: no, secondo me il pubblico non è... E cos'è il pubblico? State pensando tutti la stessa cosa? No, naturalmente, però anche quello che ha in testa ognuno di voi è un pezzetto della verità,
E come fa lo storico secoli dopo a saperlo? No, ecco. Guardate che io adesso sto scherzando, ma se la domanda è: gli italiani erano fascisti? Al tempo del regime c'era consenso? E chiunque risponda sì, dice solo un pezzo della verità. E anche chiunque dica no, dice solo un pezzo della verità. C'era il consenso al tempo del regime fascista. L'unico modo, ma no, neanche. Immaginiamo di avere un database in cui per ogni italiano, 35 milioni di persone, tu puoi sapere se era d'accordo o no col regime. Ma quando? Nel 1922? O dopo il delitto Matteotti, o al tempo della guerra d'Etiopia, quando anche chi era contrario dice: però cazzo, guarda che roba, accidenti, abbiamo conquistato l'Etiopia, ci siamo fatti un impero, no, ecco. Allora voi capite che è forte, quando si studiano queste cose, la tentazione di dire sì, vabbè, tante cose, però fondamentalmente gli italiani erano d'accordo col fascismo. Dopodiché arriva un altro studioso e dice: no, tante cose, però secondo me fondamentalmente gli italiani non erano d'accordo, bisogna stare attenti. E la stessa cosa vale quando si dice il comunismo e il nazifascismo, che era la vera poi essenza della domanda, giusto? Allora, sapete di cosa stiamo parlando? Il Parlamento europeo, pochi giorni fa, viene approvata una mozione in cui si dice fondamentalmente che la memoria è una cosa importantissima, che per la nostra identità la memoria è fondamentale e va preservata, e che la memoria è anche la memoria di tutte le sofferenze e dei regimi negativi, opprimenti, che hanno oppresso a lungo i popoli europei, e che questi regimi opprimenti sono, certo, sì, il nazismo, il fascismo, ma soprattutto il comunismo, che ha oppresso per tanto tempo tanti paesi europei, e perciò bisogna ricordarsi gli orrori del nazismo e gli orrori del comunismo, che è a lungo, eccetera, eccetera. E come i simboli del nazismo sono la svastica, per esempio, sono, come dire, da condannare e da evitare, così i simboli del comunismo, la falce e il martello, dovrebbero essere, ecco, più o meno è questo. Adesso non so se qualcuno ha letto a fondo la mozione e si ricorda qualche particolare che ho omesso, ma fondamentalmente il senso è questo. Allora, cosa fa lo storico davanti a una cosa del genere? Se in futuro gli storici si interesseranno di questa cosa, com'è che il Parlamento europeo ha fatto una cosa così? A chi è venuta l'idea? Allora, l'idea è venuta ai parlamentari che vengono dalla Polonia, dall'Ungheria, dalla Lettonia, i paesi baltici, cioè paesi che hanno avuto sì l'occupazione nazista, pochi anni, e poi, dopo essere stati liberati dai sovietici, hanno avuto l'imposizione di regimi comunisti che sono durati decenni e decenni. E in quei paesi l'invasione nazista era stata sì da molti vista come un'invasione da combattere, ma molti altri erano stati invece abbastanza d'accordo, perché anche lì l'anticomunismo, voi capite, sei in Polonia, da una parte hai la Germania di Hitler, ma dall'altra c'hai la Russia di Stalin. E se tu sei appunto un proprietario terriero, un prete, ma anche un piccolo contadino che ha paura che i comunisti gli portano via la sua fattoria, o un negoziante che ha paura che i comunisti gli portano via il suo negozio, e allora tutto sommato, sai, fra i nazisti e i comunisti, dovendo scegliere. Inoltre, quei paesi erano pieni di ebrei, c'era un antisemitismo violentissimo di gran parte della popolazione, e quando i nazisti sono arrivati, tocca dirlo, in Polonia come in Lituania o in Lettonia, una parte della popolazione locale ha collaborato con entusiasmo alla deportazione degli ebrei. Dice: almeno a qualcosa serve l'invasione nazista. Allora, voi capite che nella memoria di questi paesi, lì, sì, il periodo dell'invasione nazista, insomma, ha avuto degli aspetti positivi, degli altri negativi. Quello che rimane nella mentalità di molti è che dopo sono venuti i comunisti, e i comunisti ci hanno oppressi per 50 anni, e quindi questo è quello che hanno in testa.
Dopodiché bisogna vedere di cosa si sta parlando. Perché il nazismo è una cosa che è stata inventata in Germania negli anni 20 e 20 anni dopo è finita. Nel 1945 i capi nazisti sono morti tutti. Chiunque era stato nazista si è affrettato a buttare via il distintivo e a giurare che lui, per carità, sì, mi ero iscritto al partito per obbligo, però mai stato nazista in vita mia. E il nazismo lì è finito. Poi voi direte, ci sono ancora gli skinhead in Germania Est che si ispirano a queste cose. Ma non stanno simpatici magari, ma non è qualche cosa di profondamente radicato e significativo. Il nazismo di per sé è il regime nazista, una roba che è stata messa su in Germania, che aveva lo scopo di rendere potente la Germania e sterminare gli ebrei, scopo dichiarato fin dall'inizio, è stato quello. Tanto che se voi trovate oggi uno che dice io sono nazista, è inutile chiedergli ma Hitler ti sta simpatico, perché se uno è nazista Hitler gli sta simpatico. E il nazismo aveva come simbolo la croce uncinata, la svastica, e la svastica vuol dire quello. Se uno oggi si volesse mettere una svastica all'occhiello vuol dire io sono per la dittatura, il militarismo, lo sterminio degli ebrei, la grande Germania e così via, vuol dire quello. E il fascismo? E il fascismo è nato nel 19 e nel 45 è morto, è durato poco più di 20 anni anche lui. È morto il fascismo, non sono spariti i fascisti. L'Italia era piena di fascisti ed è tuttora piena di fascisti, perché il regime ha governato il paese per lungo tempo con un consenso diffuso, anche se non generalizzato, ha fatto delle cose che una parte del paese voleva, e nella memoria delle famiglie italiane, moltissime famiglie hanno memoria di nonni antifascisti, operai finiti in galera, oppure partigiani, e moltissime altre famiglie hanno memoria invece di nonni fascisti e che hanno raccontato ai loro figli che nell'Italia fascista si viveva benissimo e non c'era nessun problema e non si capisce perché oggi si deve... No, ecco, è così, questo è un dato di fatto. Però il fascismo in quanto tale, come fenomeno storico, dura dal 19 al 45. Dopo c'è il neofascismo, che è un'altra cosa. E infatti, se voi trovate qualcuno, e lo trovate di sicuro, anche qui nel quartiere penso sia pieno, le persone che dicono, ah, io sono fascista in realtà, è inutile chiedergli, e Mussolini ti sta simpatico? Perché se uno è fascista, essere fascista vuol dire identificarsi col regime di Mussolini. Quello è. E il fascio Littorio è il simbolo di quel regime e di quei valori. Quali sono i valori? Beh, l'Italia deve essere forte, potente, unita, non bisogna litigare, non ci devono essere partiti che litigano fra loro, non ci devono essere giornali che scrivono cose scandalose, deve essere un paese unito, forte, gerarchico, non bisogna eleggere i sindaci, decide il governo chi deve essere il sindaco di Roma, bisogna marciare tutti quanti per le strade, tutti inquadrati, e così l'Italia sarà forte, potente e rispettata. È una roba che piaceva a un sacco di gente. E a me, se uno mi dice a me questa roba mi piace, mi sta anche bene, hai tutto il diritto di dirlo, naturalmente. Però il fascismo è quello. E allora uno può anche dire, il fascio Littorio vuol dire quello, non voglio dei fasci Littori in pubblico. La svastica vuol dire quello, non può voler dire qualcos'altro. Non voglio svastiche in pubblico. Sapete fra l'altro che in Germania con la svastica sono di un rigore estremo, eh? Cioè la svastica non si può esporre in pubblico in nessuna forma. In nessuna forma vuol dire che io personalmente ho visto in una città tedesca un negozio di francobolli con la sua vetrina, c'era in vetrina una serie di francobolli dell'epoca nazista con la svastica e su ogni svastica c'era un pezzettino di cerotto per nasconderla, perché i tedeschi sono gente seria e quando hanno detto svastica proibita, svastica proibita in tutte le forme. Ma il comunismo, ammettiamo pure che sia finito anche lui, perché nel mondo di oggi
non lo si vede come una forza organizzata e attiva e neanche come un ideale preciso, condiviso, come una cultura diffusa. Ammettiamolo pure, se ne potrebbe discutere naturalmente, ma ammettiamo che sia finito il comunismo, che i cinesi non sono comunisti, è tutta un'altra cosa, lì sarebbe lungo, io non ne so niente, ma comunque ammettiamo che sia finito. È nato all'inizio dell'Ottocento il comunismo. Nel 1848 esce un librino firmato da Marx e Engels che comincia con le parole «Uno spettro si aggira per l'Europa». E cioè i padroni, i ricchi, c'hanno i brividi perché si sono accorti che i loro operai non si accontentano più di lavorare e essere sfruttati, ma si stanno organizzando e vogliono qualcosa, vogliono cambiare il mondo. Comincia nella prima metà dell'Ottocento e dura fino a ieri, d'accordo? 150 anni. Il comunismo è esistito in tutti i paesi, nel senso che in tutti i paesi del mondo ci sono state persone che dicevano io sono comunista, voglio il comunismo, ci sono state organizzazioni e partiti comunisti. Nella grande maggioranza dei paesi non sono mai andati al potere, sono sempre stati perseguitati, essere comunista voleva dire rischiare la galera o molto peggio, perché ci sono tanti paesi dove essere comunista a un certo punto voleva dire ti sbattono al muro se ti trovano, ecco. Dopodiché i partiti comunisti sono andati al potere in molti paesi, per primo in Russia nel 1917 e poi dopo la seconda guerra mondiale nel 1945 in tanti altri paesi, e non c'è nessun dubbio che al governo sono stati disastrosi. Non c'è nessun dubbio sul fatto che i comunisti dovunque sono andati al governo hanno messo in piedi dei regimi fallimentari. In Unione Sovietica è stato messo in piedi un regime omicida e assassino, che ha dato tante cose, molta più eguaglianza che non sotto il capitalismo, ma anche molta retorica vuota, molta propaganda insopportabile e molta violenza omicida. I regimi di cui si lamentano oggi i polacchi, i lituani, quelli nati nel 1945, non sono stati altrettanto omicidi, ma sono stati regimi oppressivi, impopolari, che alla fine alla maggioranza della gente non piacevano. Certo, Stalin incarna un comunismo al potere che nei suoi anni, in quei 20 anni in cui Stalin è stato al potere in Unione Sovietica, ha fatto più morti di quelli che ha fatto Hitler. Certo. Dopodiché il comunismo è quello. Ballo un po' a dire a uno che lottava per organizzare gli operai e farli scioperare nell'Italia appena unita di Vittorio Emanuele II, che il comunismo sono i campi di concentramento. Ballo un po' a dire a quelli che si sono fatti ammazzare appunto in tanti paesi lottando contro il colonialismo, per esempio, e pensando che il comunismo era una cosa meravigliosa. Erano degli illusi, può darsi benissimo. Però essere comunista per la stragrande maggioranza della gente che per 150 anni è stata comunista ha voluto dire noi sogniamo un mondo migliore. E cioè non un mondo dove marciamo tutti inquadrati e invadiamo l'Etiopia o la Polonia, ben inteso. Un'altra cosa. Un mondo dove sono tutti fratelli, tutti uguali. Ecco, era un'utopia, erano degli illusi? È probabile. Quando hanno avuto la possibilità di applicarlo hanno fatto dei disastri? Verissimo. Dopodiché la differenza mi pare evidente rispetto al fascismo e al nazismo. E se uno ignora questa differenza, appunto, ignora la verità. Perché la verità è che tu non puoi dire essere comunista è come essere nazista. La falce e il martello è come la svastica. Sono due cose diverse. E solo se sei un politico polacco a caccia di voti di destra puoi, come dire, prendere per il naso il Parlamento europeo pieno evidentemente di analfabeti e far passare una roba che nemmeno loro, perfino quelli del PD l'hanno votata, che nemmeno loro capivano che cosa voleva dire. Prima di passare alla seconda domanda, c'è qualcuno che vuole fare un breve intervento, una chiosa?
interroghiamo quelli in prima fila a questo punto. Buongiorno professore, noi ci siamo incrociati prima. Io le volevo chiedere una cosa. Ieri è uscito su Repubblica un breve pezzo di Corrado Augias che mi pare si intitolasse "Chi era più cattivo tra tra Mussolini e Hitler", una cosa del genere. I titolisti, come noi ben sappiamo, non sono gli stessi che scrivono gli articoli, quindi sovente i titoli non rispecchiano il contenuto. Però questa categoria, bene, male, giusto, sbagliato, secondo lei, come storico, è una categoria che ha senso oppure no? Perché a me sembra che, se io guardo la storia, così, in senso di bene e male, come diceva lei prima, poc'anzi, si ammazzano ogni 5 minuti, e quindi... No? Dove può stare il bene? Ma infatti qui c'è un grosso problema, perché, come dire, il punto di vista dello storico non è lo stesso del cittadino. E questo non è un gran problema se tu studi l'antica Grecia, perché se studi l'antica Grecia nessuno ti viene a chiedere ma aveva ragione Sparta o aveva ragione Atene? Poi magari in cuor tuo parteggi. In genere da ragazzini piace di più Sparta, non si capisce bene perché, ma comunque, ecco. Però non è un vero problema. Se studi i Guelfi e i Ghibellini, nessuno ti dice, ma in realtà chi aveva ragione, tranne a Siena, dove ti dicono avevano ragione i Ghibellini. E quella volta che abbiamo sconfitto quei bastardi di fiorentini a Montaperti, ancora adesso a Siena tutti sanno di questa cosa. Ma in generale chi se ne frega dei Guelfi e dei Ghibellini? Quando tu studi la storia puoi studiare anche i peggiori massacratori dicendo però aveva un progetto politico, Attila re degli Unni aveva un suo progetto politico, Tamerlano aveva, poi fabbricava le piramidi di Teschi, vabbè è un dettaglio come dire divertente. Ecco. Quando ti avvicini a noi, da un lato in realtà lo storico dovrebbe e deve mantenere lo stesso atteggiamento, e cioè io sto studiando questa roba per capirla, perché voglio sapere cos'è successo, e quella è già una gran cosa, quando riesci a sapere cos'è successo, magari mi piacerebbe anche capire perché sono successe certe cose, ed è già molto meno facile, perché alla gente, agli storici chiede perché è successo, perché Hitler, perché? Tu lo sai perché hai fatto quella cosa in vita tua, ecco, non è semplice il perché, ma oltre a questo a noi interessa capire come pensava la gente, perché appunto la storia si studia soprattutto per capire chi siamo, cosa siamo capaci di fare, il meglio e il peggio che siamo capaci di fare. Noi siamo delle bestie strane, siamo delle scimmie abbastanza strane, capaci di fare delle cose anche molto contraddittorie. E noi studiamo la storia per capire chi sono gli esseri umani. Allora, capire vuol dire capire. Se io studio lo sterminio degli ebrei, lo faccio, dovrei farlo, innanzi come storico, innanzitutto per capire come è stata possibile una cosa del genere e cosa ha provato chi ci si è trovato dentro. E cosa ha provato chi ci si è trovato dentro? Vuol dire sapere cosa prova un ebreo che viveva tranquillo nel suo villaggio in Polonia con i suoi vicini cattolici e poi a un certo punto negli anni 30 scopre che i cattolici cominciano a guardarlo sempre peggio e a darsi di gomito quando passa dicendo quello lì è ebreo, e poi scoppia la guerra, arrivano i nazisti e i suoi stessi vicini cattolici vanno a casa sua e lo ammazzano a bastonate. Però io devo anche con lo stesso interesse capire cosa pensavano quei polacchi, ai quali qualcuno ha messo in testa che gli ebrei sono i vostri nemici, vi succhiano il sangue, vi portano via i posti di lavoro, e devo sapere cosa pensava un tedesco che si iscriveva al partito nazista. Non è che posso dire vabbè era una canaglia e quindi è diventato nazista, è anche per sogno, era pieno di brave persone che sono diventati nazisti o fascisti. Perché? Cosa gli scatta dentro? Il problema è che io, mentre con Attila, re degli Unni, non ho un coinvolgimento emotivo mio, con Hitler o Mussolini o Stalin ce l'ho il coinvolgimento mio. E quindi io devo essere capace, da un lato, di studiare queste cose imparzialmente. Non mi importa chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Li studio. Al tempo stesso, dentro di me so
che per quanto riguarda me personalmente alcuni li trovo cattivi. No, ecco, ed è sacrosanto così, però ecco, non so se mi sono spiegato, la vedete, no? La contraddizione. E da questa contraddizione non si esce facilmente. Il bene e il male. Ti metti a fare i bilanci alla fine, dice quello lì è stato un po' peggio. No, alla fine bisogna separare i discorsi. E cioè, per me, che vivo nel mondo oggi, che gli americani e i sovietici hanno vinto la seconda guerra mondiale e i nazisti l'hanno persa, sono contento. Fossi stato lì, avrei desiderato ansiosamente che andasse a finire così. Maledizione, certo. Dal che consegue anche che sono molto contento che i partigiani e la loro parte hanno prevalso e che le brigate nere sono state sconfitte, perché se fossi stato lì avrei detto, beh, io voglio vivere in un mondo dove ha vinto la resistenza e non in un mondo dove hanno vinto i fascisti. Questo però non deve portarmi a dire, e quindi i fascisti erano tutti cattivi, e quindi i partigiani erano tutti buoni. Che è la tendenza naturale, no? Una volta che ti schieri da una parte, e allora sei fregato, perché poi arriva un fascista e ti dice, ho le prove che i partigiani hanno commesso un delitto, e allora invece bisogna riuscire a dire appunto, guarda, che sia andata, io oggi come cittadino di questo mondo posso dire, sono contento che hanno vinto quelli lì e non quegli altri, quelli avevano ragione e quegli altri avevano torto per quanto riguarda la mia visione del mondo. Poi quelli che hanno vinto erano tutti santi, ma nemmeno per idea. Gli americani sbarcando in Sicilia hanno fatto anche stragi di civili e fucilato prigionieri italiani e poi non ce l'hanno detto perché non si doveva dire, ma certo, va così il mondo. Il bombardamento di Dresda, quando gli americani nel febbraio del 45 bruciano una città tedesca di nessuna importanza militare, di enorme importanza artistica, piena di profughi civili, facendo decine di migliaia di morti, senza nessun motivo, è stata una bella cosa? No. Buttare la bomba atomica sul Giappone, magari la prima potevi dirmi è indispensabile, se no questi non si arrendono, ma la seconda, dopodiché, e i partigiani ne hanno commessi di crimini, ma certo in tutte le nostre campagne ci sono dei vecchietti che dicono mi rubavano il vitello, mi rubavano la pecora, ecco, no? E allora, e chi se ne frega, questo sì che è normale, perché la storia, cioè, è piena di violenze, di abusi, di crimini, non toglie un bottone al fatto che per quanto riguarda i miei valori quelli lì avevano ragione e quegli altri avevano torto. Ecco, io la vedo così il discorso del bene e del male, e quindi non è neanche così importante dire ma Mussolini era cattivo. Dipende, se trovo qualcuno, e ce ne sono di sicuro tanti in Italia, che pensano che era una brava persona e buono d'animo, e allora ovviamente poi bisogna vedere, perché poi anche essere buoni d'animo cosa vuol dire? Mussolini avrà avuto certamente dei momenti di umanità, eccetera, poi al tempo stesso quando c'è la guerra d'Etiopia e i suoi comandanti gli chiedono se possono usare i gas per avvelenare questi disgraziati di etiopici scalzi che già stanno perdendo e sono già in rotta, e Mussolini dice sì sì, usate i gas, ammazzatene più che potete, e va bene, certo, certo. Ma d'altra parte anche Churchill, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando c'è la carestia in India e deve decidere se mandare risorse in India oppure tenerle in Inghilterra, dove c'è, come il fronte è lì e la guerra bisogna vincerla, e Churchill non manda risorse in India e muoiono di fame un'infinità di persone. E la politica è anche questo. L'importante è capire che appunto non è questo il discorso morale, è quello che noi possiamo fare oggi in base ai nostri valori. E non c'entra niente col fatto che singolarmente i buoni, i cattivi e così via. Se no non se ne uscirà mai. Se no arriverà sempre un pansa qualunque a dire ecco 10 casi in cui i partigiani hanno fatto delle brutte cose. Ecco. E tutti a dire ma allora erano tutti uguali. No? Ecco. La seconda l'affronta da seduto. Allora, la seconda domanda in parte continua questo ragionamento, ed è rivolta appunto al professore, e molti dei suoi studi sono dedicati alla paura, alle psicosi di massa, alle loro strumentalizzazioni.
come si può combattere con gli strumenti dello storico oggi quella che è diventata una delle più grandi paure e in parte costruita artificialmente, che è la paura dell'altro? Come si può combattere? Cioè, come dire, io non so, gli storici non fanno questo mestiere, ecco, naturalmente, però si può ragionarci un po' su. Non bisogna combatterla dicendo: ma perché avete paura dell'altro? Siete proprio stupidi, è così bello l'altro, è così bella la multiculturalità, la multietnicità, il kebab, eccetera. Non bisogna combatterla così, perché non so se la paura, ma certamente l'antipatia per l'altro è qualcosa di radicato nella natura umana. Questo almeno è quello che si capisce studiando la storia e l'antropologia. Cioè, di per sé, capite, sto parlando della natura umana. La natura è una cosa e la civiltà è un'altra. La civiltà, in tutte le sue forme, la cultura, le leggi, la religione, servono a modificare la natura umana. La natura umana di per sé è piena di cose sgradevoli. La natura umana è ancora quella di chi, come dire, quello lì mi sta antipatico e ci sto litigando, gli spacco la testa. In società dove la cultura è relativamente ridotta, per esempio i longobardi, effettivamente la gente quando litiga spacca la testa a quello che gli sta sulle palle. Dopodiché perfino la società longobarda inventa dei meccanismi per limitare questa cosa. Il meccanismo base è: guarda che se spacchi la testa a quello lì, suo cugino ha diritto a spaccarla a te. E questo è già un tipo di freno. Poi però c'è anche un altro freno, tipo: e tu se vuoi puoi convincere il cugino a non vendicarsi se gli paghi un risarcimento. Sono tutti meccanismi relativamente primitivi che però ci dicono che ogni società è spaventata dalla violenza e cerca di limitarla, mentre di per sé la scimmia, se può, spacca la testa al rivale, d'accordo? Ecco, e gli porta via la donna. Parlo della scimmia maschio, si intende, la scimmia femmina c'ha anche lei le sue. Allora, la natura temo che spinga istintivamente gli esseri umani a considerarsi parte di un branco e gli altri branchi non sono dei nostri. E ci sono tanti riscontri di questo, ci sono tante tribù primitive di cui gli antropologi hanno scoperto che quando gli chiedi come si chiamano loro e ti dicono il nome della tribù, cosa vuol dire questo nome? Ah, vuol dire gli uomini. Noi siamo gli uomini, tutti gli altri. E se noi pensiamo a un tipo di popolazione primitiva, praticamente all'età della pietra, quando i bianchi li scoprono, e cioè gli indiani del Nord America, popolazioni primitive che noi amiamo moltissimo, molto ben conosciute, molto popolari, e che, di cui a volte abbiamo anche un'immagine idillica, no? Balla coi lupi, almeno i Sioux sono buoni, i Pony sono cattivi invece, naturalmente. Ma in realtà tra quelle popolazioni, che sono interessantissime, hanno una civiltà molto complessa e affascinante, pur essendo all'età della pietra, però è assolutamente normale che noi occupiamo questa valle e i pony occupano l'altra, e quando noi incontriamo un pony lo uccidiamo. E se possiamo andiamo a rubargli i cavalli e ad ammazzarne qualcuno e riportare gli scalpi a casa. Questo è diffusissimo nei comportamenti umani. Dopodiché la cultura, e anche loro ce l'hanno, la cultura dei pony è: noi pony bene, i Sioux male. Non devi uccidere un altro pony, invece un Sioux lo puoi uccidere benissimo, anzi è una cosa meritoria. Poi ci sono culture più sviluppate che dicono: tutti gli uomini sono figli di Dio e sono tutti uguali e tutti fratelli, ok? Tanti livelli diversi. Allora questo spirito del branco bisogna sapere che esiste e che noi cerchiamo di limitarne i danni con difficoltà. E che limitarne i danni è una cosa sacrosanta, così come è necessario per vivere che l'istinto di ognuno a dire: ho litigato col mio vicino, stasera scendo col coltello. È necessario reprimere questo istinto allo stesso modo, e reprimerlo come? Dicendogli: beh, se lo fai vai in galera. Poi magari si può reprimerlo anche dicendo: guarda che vivi meglio se... No, d'accordo? Allora la paura dell'altro è un istinto molto primitivo,
che innanzitutto è semplicemente senso della differenza. È diverso da me. E se è diverso, che bello. No, che bello per niente. Quello che è diverso non mi piace. Mangia della roba strana, d'accordo? Parla una lingua che non si capisce. Oggi sono cose che ci immaginiamo possa pensare soltanto una persona molto ignorante, ma i greci hanno costruito la loro civiltà dicendo: noi greci siamo esseri umani, e quegli altri non si capisce niente quando parlano, i barbari, tutti gli altri barbari, perché non si capisce. È molto profonda questa cosa nella psicologia umana. Quindi bisogna non prendere per il culo quelli che hanno paura dell'altro, ecco. Anche perché in genere chi ha una cultura e una certa posizione sociale, chi ha una certa posizione sociale non ha motivo di aver paura, perché non vive nei quartieri dove c'è lo spaccio sotto casa. E chi ha una certa cultura lo capisce già da solo, che certo il mondo cambia, le cose cambiano, la nostra società cambia, bisogna accettarlo perché è così. E al limite chi ha molta cultura può anche dire sì, fra 500 anni gli italiani non esisteranno mica più, è evidente che ci sarà un altro popolo. E d'altra parte 2000 anni fa c'erano gli italiani, no che non c'erano. Però capite, anche chi ha una certa cultura questi discorsi li fa dicendo vabbè, tanto io non ci sarò più, quindi però un po' ti dispiace. Chi non ha degli strumenti vede il mondo intorno a lui che cambia, il suo quartiere che cambia, le sue città che cambiano e l'altro dappertutto. Ci vuole un enorme paziente lavoro per spiegare che questo è un problema, lo è per te come per quell'altro che è venuto fin qui, anzi più per lui che per te, però lo è anche per te, lo sappiamo, però bisogna insieme lavorare perché questa cosa sia più un vantaggio che un danno, ecco. Poi adesso lo sto dicendo superficialmente e non è lo storico che deve dare queste ricette, ecco. Però appunto lo storico può dire attenzione a non minimizzare. Poi non so se adesso ho esagerato, ci tengo a dirlo, è chiaro che quando dico è naturale nell'essere umano la diffidenza per l'altro, sto anche dicendo e quasi tutto quello che è naturale è sbagliato e dobbiamo cercare di cambiarlo e di reprimerlo, perché altrimenti trotteremmo nudi nella savana. E quindi ecco. Tutto ciò che è naturale nella natura umana, naturale, scusate ragazzi, oggi ho fatto una testa così, naturale, lago, buono invece, molto buono, quello buonissimo. Passiamo alla terza domanda, anche questa non è affatto semplice. La storia ci insegna l'importanza e la centralità della dimensione del conflitto, così importante nell'evoluzione del movimento operaio e delle sue conquiste. In che modo oggi si può rilanciare una dialettica politica che sappia raccogliere questa tradizione che sembra destinata ad essere anestetizzata o ridicolizzata? Allora, mettiamola così. Vi dicevo prima che il comunismo nasce nella prima metà dell'Ottocento. Marx, Engels, d'accordo. Il comunismo nasce non soltanto come un progetto politico, ma anche come una visione del mondo, come una filosofia e come una teoria della storia. Perché? Perché questi sono filosofi profondi. Faccio una parentesi. Vi dicevo prima che nel 1848 pubblicano il manifesto del Partito Comunista, che comincia con la frase «Uno spettro si aggira per l'Europa». Io qualche anno fa ho fatto una lezione su Cavour, presente, primo ministro del Regno di Sardegna, grande tessitore, poi primo ministro del Regno d'Italia, muore subito dopo, ma insomma. Cavour nel 1848 scrive una lettera in cui parla del fatto che in giro lo spettro del comunismo sta facendo paura a molta gente. Io sono rimasto esterrefatto che mentre Marx, inventore del comunismo, quell'anno pubblica il manifesto dicendo uno spettro si aggira per l'Europa, nello stesso anno Cavour dice c'è lo spettro del comunismo che si aggira per l'Europa. Era uno che ci aveva fiuto evidentemente. Aveva letto il manifesto? Non lo so. Ma certamente Cavour dice queste idee, nel 48 c'è la rivoluzione in mezzo Europa, e tra l'altro in Francia. La Francia è il paese delle rivoluzioni dal loro punto di vista, adesso ci sono i gilet gialli, è già qualcosa, ma
per uno vissuto nell'Ottocento c'è il ricordo della grande rivoluzione francese, quando tagliavano la testa alla gente. La vera rivoluzione sono i francesi che la sanno fare. Cavour dice: speriamo che questa idea del comunismo, nata nei cupi cervelli di alcuni filosofi della Germania, non la riprendano questi francesi, i quali quando si mettono poi, ecco, non si fermano più. Dunque, i cupi cervelli di alcuni filosofi. Il comunismo è una filosofia. E in sostanza Marx dice: non solo noi vogliamo organizzare gli operai perché è chiaro che hanno bisogno di essere difesi dai padroni, no, vogliamo portarli al potere gli operai, e che gli operai vadano al potere e nella logica delle cose, perché la storia ha un suo senso, dice Marx. La storia ha una direzione precisa, basta studiarla per capirlo. Perché? Perché il motore della storia è l'economia, e sono i conflitti che nascono nell'economia. E poi Marx, che è uno storico, oltre che un filosofo, dà la sua visione della storia del mondo. Straordinaria, geniale, ma molto troppo semplificata, chiaramente. Perché lui dice: vabbè, la cosa più importante qual è, appunto? Il rapporto fra il padrone e quello che lavora per lui. Questo è ciò che conta. Tutti sono o padroni o lavoratori dipendenti al mondo. E nell'antichità c'era il padrone e i lavoratori erano schiavi. Il padrone li comprava, erano roba sua. Questo caratterizza l'antichità. E gli schiavi ogni tanto si ribellano, ma cosa vuoi che facciano? È tutto in mano ai padroni, le rivolte degli schiavi vengono stroncate e si continua come prima. Poi si arriva al Medioevo, non ci sono più gli schiavi, però i contadini sono comunque servi, c'è il signore nel suo castello e i contadini gli devono obbedire, non sono più schiavi, non vengono comprati, venduti, però sono legati, devono ubbidire e ogni tanto si ribellano, ci sono le rivolte contadine. Le rivolte contadine sono sanguinosissime, poi i padroni si organizzano, ammazzano tutti e finisce lì. Oggi, dice Marx, lo vedete che il mondo è cambiato. Non c'è più il dipendente che è schiavo oppure servo e quindi obbliga. Nessuno obbliga nessuno. Le fabbriche di Manchester sono piene di migliaia di operai che fanno una vita da cani e lavorano 12 ore al giorno per 4 soldi, ma non li obbliga nessuno. Se vogliono stare a casa, stiano pure a casa, crepano di fame, ma nessuno li obbliga. E allo stesso modo il padrone non è obbligato a far niente, vuole chiudere la fabbrica, la chiude, nessuno è obbligato a niente. È tutto diverso. E in questo mondo tutto diverso, dice Marx, è chiaro che chi comanda sono i padroni e non sono più i vecchi nobili del Medioevo, sono i borghesi, gli industriali. Perché comandano loro? Perché hanno fatto la rivoluzione francese, hanno distrutto il vecchio mondo feudale e adesso la borghesia possiede il mondo. È possibile che la storia si fermi qui, dice Marx? No, è chiaro che sta per arrivare un'altra svolta. Sotto la borghesia ci sono gli operai e sono il 95% della popolazione. E finché rimanevano nell'ignoranza era facile dominarli, ma noi li istruiremo e gli insegneremo che sono loro che devono governare il mondo e li organizzeremo in un partito che gli permetterà di fare la rivoluzione. E siccome ci sarà un partito che li organizza e una cultura dietro, non saranno le rivolte degli schiavi o le rivolte dei contadini medievali, sarà la rivoluzione. E la storia ci dice che andrà così. Come vedete, era una visione grandiosa. Però si basava, diciamo, su un presupposto con cui noi non siamo più d'accordo. Cioè, non è detto. La storia non puoi sapere in che direzione va. Non c'è nessuno che lo stabilisce. Non puoi mai dire, guarda, sono sicuro che il destino è che vinca. Non è così, non è così. E infatti cos'è successo? Che il movimento operaio ha avuto una forza enorme per un secolo e mezzo e in molti paesi è riuscito davvero ad andare al potere e non ha fatto il comunismo come lo si sognava e gli operai si sono ritrovati quasi subito un capofabbrica che gli dava degli ordini, che non era il padrone, però lo stesso era il direttore, ecco, anche l'Unione Sovietica, e si è tutto un po' perduto, no? Ecco. Perché vi faccio questo discorso? Perché
effettivamente Marx diceva il conflitto sociale dovuto alle leggi dell'economia è la costante della storia. In ogni epoca la cosa che conta di più è padrone e dipendenti. E che tipo di rapporto hanno? Ed è la rivolta dei dipendenti, la resistenza dei dipendenti che è ciò che fa andare avanti la storia. Magari, però non c'è più nessuna garanzia che sia davvero così. Oggi è più facile vedere il conflitto sociale voglio dire, come una cosa che in certi momenti viene fuori e in certi altri invece viene congelato e soffocato, per l'appunto. Noi, chi ha la mia età, è abbastanza vecchio da ricordarsi gli anni 70, quando sembrava che appunto il movimento operaio stesse conquistando via via chissà cosa, e oggi, ecco, è rimasto molto poco di tutto questo. Quindi noi non possiamo più dare per scontato che la lotta di classe è il motore della storia e che in ogni epoca, state tranquilli, tanto viene fuori da sola la lotta di classe, ecco. Però ha bisogno di essere guidata dal partito, però di per sé viene fuori da sola. Non sembra che sia così. Poi ogni tanto viene fuori, ogni quanto. Io studio storia medievale, nel Medioevo in Francia, nel 1356, all'improvviso sembra che i contadini in mezza Francia abbiano aperto gli occhi. I signori sono i nostri nemici, non si capisce perché dobbiamo pagare, i signori non servono a niente, sono dei parassiti, facciamola finita coi signori. In mezza Francia i contadini cominciano a riunirsi in bande e andare ai castelli dei signori, attaccarli, ammazzare tutti dentro, bruciare il castello e poi si va al prossimo. E, come dire, con una consapevolezza, perché, adesso non voglio farla lunga, però come si fa a far accettare ai contadini il fatto che ci sono i signori che stanno bene e i preti che stanno bene? Beh, nel Medioevo è una società che ha una sua organizzazione precisa, ha una sua organizzazione precisa dove, intanto non muoiono di fame, stanno tutti ragionevolmente, sopravvivono, ecco, campano anche i poveri, dopodiché nel Medioevo tutte le autorità, il signore, il parroco, che sono autorità davvero, mantengono l'ordine, insegnano le buone cose, servono, ecco, e tutte le autorità dicono, ragazzi, il mondo l'ha creato Dio e ci ha messi ciascuno in un posto diverso, e funziona bene così, nella società ognuno ha il suo ruolo, noi siamo i preti e noi dobbiamo insegnare e pregare e vi portiamo in paradiso se ci ascoltate, e loro sono i signori, e i signori certo comandano, vivono bene, vanno a cavallo, mangiano bene, non dovete invidiarli troppo, i signori combattono, sono i cavalieri, loro difendono il paese, e se non ci fossero loro qualunque nemico arriva e devasta tutto, perciò bisogna pagare e star bravi e zitti, e voi altri lavorate, e il vostro compito è quello, siete nati per far quello, ognuno fa la sua cosa in piena armonia e la società funziona. È un discorso, come dire, che ha anche un senso, In quel momento, nel 1356, i contadini francesi aprono gli occhi, perché? Perché c'è la guerra e la stanno perdendo. E c'è la guerra dei cent'anni, c'è l'invasione inglese e i nobili signori vengono sconfitti regolarmente dagli inglesi. E il re è stato catturato in battaglia e in prigione a Londra e si sta discutendo di raccogliere soldi per pagare un enorme riscatto agli inglesi. E allora, a cosa servono i nobili signori? Di colpo sembra che i contadini in mezza Francia, tutto il nord, a nord di Parigi, aprano gli occhi. E a quel punto, come dire, soluzioni radicali. Servono i nobili signori? No, erano tutte balle quelle che ci raccontavano. Non servono a niente. Perciò li ammazziamo tutti. Che problema c'è? Dura qualche settimana. Poi, come al solito, i nobili signori, essendo quelli che sanno fare la guerra, mentre i contadini, poveracci, non la sanno fare, e sono armati di bastoni e scuri, dopo un po' i nobili si organizzano, e purtroppo un nobile a cavallo basta per far scappare 10 contadini. E quindi i nobili li attaccano, li sconfiggono, li sbaragliano, li sterminano, e tutti tornano a casa ed è finita lì. Poi, nel secolo successivo mi pare ce ne sia un'altra, ecco, di rivolta. Nel 400 ce n'è una da qualche parte, nel 500 mi pare in Francia niente. Bisogna arrivare al 1789, alla Rivoluzione francese, perché un'altra volta i contadini diano l'assalto ai castelli,
stavolta non ammazzano, non trucidano più i nobili sul posto, sono più civilizzati nel Settecento, però comunque danno l'assalto ai castelli e cambiano il mondo. Anche in quel caso si scopre subito che chi ne approfitta sono i borghesi, gli industriali, gli avvocati, eccetera, e non i contadini, ma vabbè, pazienza. Dopodiché, appunto, che garanzia abbiamo che si possa riportare il conflitto al centro della vita sociale? Ben inteso, voi mi avete fatto una domanda tale per cui mi immagino che ci possa essere qui una maggioranza di persone che, vedendo come va il mondo, in cuor suo dice: cazzo sì, il conflitto sarebbe ora che ritornasse. L'Italia è anche piena di gente a cui si rizzerebbero i capelli in testa all'idea che ritorni il conflitto. È strapiena l'Italia di gente che tutto sommato tira avanti abbastanza bene così. Il problema è sempre quello di, come dire, in apparenza uno penserebbe che quelli che stanno male siano la grande maggioranza e quindi in qualunque momento dovrebbero accendersi i conflitti. Invece non è così. E non era così anche in passato, perché è troppo comodo dire pochi che godono e una massa oppressa. Ci sono mille sfumature, mille posizioni intermedie e anche il desiderare che le cose rimangano così e che non ci siano casini è una forza profonda negli esseri umani. Per decidersi a mettersi in gioco ce ne vuole. E già nell'Ottocento, uno potrebbe pensare, diavolo, a metà dell'Ottocento i poveri erano di sicuro la maggioranza. E invece, sempre Cavour, quando scrive nel 48 lo spettro del comunismo, è perché in Francia c'è appena stata la rivoluzione, è caduta la monarchia, hanno fatto la Repubblica, 1848, e Cavour dice: vedo grande spavento in giro, qui in Italia e anche in Francia, moltissima gente è spaventata, davvero gli fa così paura la Repubblica? E dice: no, non è quello, è lo spettro del comunismo, cioè hanno paura che una volta fatta la Repubblica si prenda la strada verso il comunismo. Ma non dovrebbe piacere a tutti, cioè la grande maggioranza? No, è pieno di contadini che hanno il loro campicello, di piccoli, piccoli imprenditori, negozianti, sono la maggioranza loro in realtà alla fine. Tant'è vero che in Francia fanno la Repubblica e dopo un anno eleggono Presidente della Repubblica il nipotino di Napoleone, il nipotino dell'imperatore Napoleone, il quale dopo un altro anno fa il colpo di Stato e diventa l'imperatore Napoleone III. E per fare il colpo di Stato deve fare migliaia di arresti e centinaia di morti per le strade, però poi in qualche giorno finisce e la maggioranza della Francia è tranquilla e soddisfatta. E Cavour scrive: gran lezione. La paura della rivoluzione vince nei francesi l'amore per la libertà. Cioè sono di più quelli che sono disposti a rinunciare alla Repubblica, alla democrazia, eccetera, pur di evitare. Le nostre società sono ancora così. E quindi, appunto, è tutt'altro che ovvio che l'idea del conflitto sia benvenuta automaticamente alla maggioranza. Non è così. E allora è chiaro che la differenza... C'è il caso, chi può saperlo? Chi sapeva che in Cile sarebbe bastato aumentare di 3 centesimi il biglietto della metro e il Cile sarebbe sceso in piazza? Non se lo immaginava nessuno, no? Quindi può sempre succedere, noi non ce lo aspettiamo. Però certamente quello che colpisce oggi rispetto a momenti del passato è la disgregazione, cioè la mancanza di organizzazione. Quelli che individualmente pensano che il mondo fa schifo e che vorrebbero cambiarlo, cosa fanno? Una volta uno si iscriveva al Partito Comunista. Adesso di fatto, certo, vieni, vai al centro sociale, fai attività nel quartiere, però magari vai a fare volontariato a quel punto, è già un'altra cosa. La differenza sta nel fatto che chi pensa che il mondo è ingiusto abbia una qualche idea di in che direzione bisognerebbe cambiarlo e che ci si trovi, si discute e ci si organizzi. È il mio? Oh, scusate. Sicuro di averlo spento. Sì. Ecco, questo, diciamo, a livello generalizzato non c'è, tante micro situazioni, tante micro realtà, questo è. D'altra parte, come dire, noi anche non abbiamo più la forza di chi era comunista fino a qualche decennio fa e diceva: io sto dalla parte della storia, la storia mi darà ragione, la storia ci farà vincere per forza. Non ci crede più nessuno a questo. È un bene,
Non fa bene, cioè, ma per carità, individualmente è anche bello crederci, anche credere al paradiso è una bella cosa, però credo che dal punto di vista dell'azione concreta nella società e nella politica manchi invece, ecco, tutta una serie di riferimenti, mi sembra. Va bene, io direi... Allora, sono state dette tantissime cose e lascerei una decina di minuti per sedimentarle, magari vi alzate, sgranchite un attimo le gambe e poi se ci sono domande il professore è qui. Innanzitutto per me è un onore essere di fronte a lei, cioè apprezzo particolarmente il suo lavoro come storico e ci tengo a farglielo sapere. Riguardo appunto, diciamo, appunto il discorso del conflitto eccetera eccetera, quello che mi pare comunque di notare è sostanzialmente che questa refrattarietà al conflitto sia tipica del mondo occidentale, perché per esempio già se noi andiamo a vedere in India o in altre zone del mondo in via di sviluppo questa reticenza non c'è. In India c'è una protesta, una rivolta, un giorno sì e l'altro pure, anche se non se ne parla a livello di media. In Cile quella che è la rivolta dei biglietti dell'autobus è il culmine di una situazione economica che dura da parecchio tempo. Quindi quello che volevo chiederle come storico era appunto se questa reticenza non fosse soltanto economica, cioè mondo sviluppato, mondo in via di sviluppo che sente principalmente un certo peso di un certo tipo di economia, sempre volendo citare Marx, ma si è radicata anche in un'ottica storica. Dunque, naturalmente appunto il mondo non è tutto uguale, cioè nonostante la globalizzazione, nonostante il fatto che i modi di vita occidentali si sono radicati in tutti i continenti, però il mondo non è tutto uguale. E così come quando noi facciamo la storia dobbiamo sapere che non stiamo facendo la storia del mondo, dice l'antichità. L'antichità, i greci e i romani, e quella è la nostra antichità. I cinesi hanno la loro antichità, gli indiani, che sono realtà completamente diverse da quelle che studiamo noi. E da un lato è inevitabile che noi studiamo la nostra storia, perché già non si riesce a farla tutta a scuola, però bisogna sapere che è la storia di una parte dell'umanità, la nostra. Altri hanno una storia diversa. E allo stesso modo qualunque discorso che facevo su oggi cosa succede... Era certo, oggi cosa succede da noi? Chiaro che le condizioni sono diverse, d'altra parte però anche appunto la condizione quasi rivoluzionaria che c'era negli anni 60 e 70 caratterizzava certe parti del mondo, non tutte anche allora. Certo, quindi è l'Occidente che è così oggi. Ci comprenderei anche il Cile però, tutto sommato, perché il Cile, anche se ovviamente ci sono differenze, lì le disuguaglianze sono ancora più abissali di quanto non siano da noi. Aspettiamo e vediamo poi però, perché la direzione che abbiamo preso, ecco. Però il Cile è una società occidentale, come dire, con una classe media, con uno stile di vita che è più simile al nostro che non a quello dell'India, ecco, diciamo, no? E in questo senso il discorso povertà estrema, io non so fino a che punto regga, perché è vero che non ci sono delle leggi della storia, non ci sono delle costanti, però se uno va a vedere... Le rivolte e le rivoluzioni non scoppiano necessariamente quando la povertà è diventata intollerabile e non sono necessariamente quelli che proprio muoiono di fame, che si ribellano. Io non so perché, sarebbe più intuitivo il contrario, però nel Medioevo, quando c'è la carestia e la gente fa fatica a dar da mangiare ai figli, non scoppiano le rivolte. Le rivolte scoppiano in altri momenti, quando ci sono congiunture anche politiche che spingono a realizzare certe disuguaglianze, e non sono i poverissimi che le fanno, sono spesso quelli che hanno già qualcosa da perdere e hanno intravisto che si può guadagnare molto, ecco. Quindi io non penso che il discorso possa essere quando la povertà arriva a livelli intollerabili, allora possiamo aver fiducia che il conflitto venga fuori. È più complicato di così. È la percezione della disuguaglianza, ma anche la sensazione che qualcosa si possa ottenere, e soprattutto il fatto che anche chi ha qualcosa sia disposto a mettersi in gioco. Ecco.
perché finché quelli che voglio mettersi in gioco sono soltanto gli operai che fanno 12 ore al giorno in fabbrica, ci sarà sempre una maggioranza risicata di negozianti, piccoli imprenditori, contadini che faranno le squadracce fasciste per impedirglielo, ecco. Poi non so se le ho risposto, ecco, ma è quello che mi è venuto in mente, diciamo, a partire dal suo... No, perché? Prego. Intanto anche cioè, forse è un po' imbarazzante, dico, per lei, sentirsi dire costantemente, tipo, ah, che onore, e però... No, fate pure. Però, insomma, di solito la vedo su YouTube, adesso la vedo in 3D, è un'altra cosa. E insomma, vabbè, diciamo che c'è una domanda che mi faccio da un bel po' e che trovo interessante fare a uno storico. Parlo sempre di quello comunque, che comunque abbiamo menzionato finora, quindi sempre di conflitto stiamo a parlare. Cioè non è che andiamo molto oltre quello, però... e in qualche modo, cioè, potrebbe essere anche ricollegabile a quanto ha detto lui prima, cioè, nel senso che è sicuramente una questione che è anche culturale, più che strettamente legata alla congiuntura X e l'economia Y. Parli a loro. Detto qui, qual è quindi il punto? Grazie, se non ci arrivavo mai. Quello che mi chiedo è, studiando la storia, lo storico, che poi è una persona però, cioè non è solo uno storico, quanto è influenzato da tutta una serie di umori, proprio in senso letterale, di quella che è una fase. Cioè, per esempio, penso di poter dire, senza che, diciamo, nessuna grande massa mi contraddica, che questo periodo storico è molto cinico, molto, che è abbastanza diffusa l'idea che, ah, siamo spacciati, non si può fare niente, c'è l'apocalisse, ciao. E però immagino che, come dire, non saremmo stati gli unici stronzi che abbiamo pensato sta cosa. Ora, quante volte storicamente abbiamo avuto a che fare con questo tipo di problema, un problema di morale, insomma, sì, di fatalismo. E quanto invece, dall'altra parte, quanto invece ha creato speranza? E qui ho finito. Allora, dunque, anche questa... È una cosa complicata anche questa, naturalmente, anche perché in realtà sono diverse cose nella domanda. Il discorso è quanto gli umori della propria epoca influenzano lo storico, ma è anche quanto ogni epoca può avere questo tipo di umori, appunto, di disperazione nel futuro. Allora, io direi intanto questo. Probabilmente ci troveremmo tutti d'accordo se dicessimo che viviamo in un'epoca in cui sembra che non ci siano più valori, che non ci siano punti di riferimento, che c'è molta paura per il futuro, molta difficoltà di capire in che epoca viviamo. E forse ci troveremmo anche d'accordo se dicessimo che non ci sono più le mezze stagioni e che i giovani d'oggi, ecco. In altre parole, sempre gli esseri umani pensano: viviamo in un'epoca senza più valori, al tempo di mio padre sì, che adesso non c'è più niente, un disastro, e dove andiamo a finire, dove andremo a finire di questo passo, con questo governo. Questo, tutti gli esseri umani in ogni epoca hanno la tendenza a pensare questo,
Io ricordo perfettamente mio padre borghese negli anni 70 che diceva: povera Italia, dove andremo a finire, siamo in rovina. D'altra parte nel 1848, anno pieno di promesse, io ho trovato una lettera di un mio collega di allora, professore dell'Università di Torino, che diceva: dove andrà a finire questo paese con tanti germi di liberalismo e di democrazia, che è una cosa ancora peggiore. Ecco, quindi il futuro non lo conosce nessuno, del presente non si capisce niente. La sensazione che si è smarriti, soli, senza valori, e che una volta era meglio, è assolutamente universale, parte integrante della natura, della condizione umana. Detto questo, in ogni società ci sono intellettuali e istituzioni che si sforzano di dare invece delle indicazioni, no? Con maggiore o minor successo. Nel Medioevo per molti secoli ha avuto una certa efficacia in una società dove erano tutti credenti, ed erano credenti in modo molto concreto, convinti che c'è davvero, noi ce lo meritiamo davvero il paradiso se ci comportiamo bene, e se facciamo troppo male finiremo malissimo, finiremo all'inferno. E questa roba qua aveva una grande forza per far pensare alla gente: sì, a me mi sembra che il mondo sia un caos, però in realtà no, c'è una forza che lo tiene insieme, la vita ha un senso dopo tutto, ecco. Era una cosa potente, rassicurante, e appunto in altri momenti è stato l'ideale politico, l'ideale di una palingenesi, di un rinnovamento del mondo. Il comunismo, ma anche il fascismo e il nazismo sono stati questo, Nei paesi dove sono nati hanno voluto dire: vi sembra che il mondo faccia schifo e vada verso la rovina, ma noi lo raddrizziamo, lo rimettiamo in strada e avremo un meraviglioso futuro. Ecco, il futuro. Ci sono epoche che il futuro lo promettevano per l'altra vita e altre più presuntuose che l'hanno promesso per l'anno prossimo, diciamo così, o perlomeno per fine secolo. Khrushchev voleva superare l'economia americana entro il 1970, se ricordo bene. Ecco, certo. Quindi c'è questa tensione fra la spinta dell'essere umano alla paura e al senso che non ci sono valori, non c'è niente, e gli sforzi invece di chi cerca di instradare e rassicurare e organizzare. E si può sia cercare di organizzare per mantenere le cose come stanno, che è quello che faceva, che ne so, la Chiesa nel Medioevo, sia cercare di organizzare per far crollare tutto e cambiare tutto, che è quello che tentavano di fare i partiti comunisti, supponiamo. Ecco. Dopodiché lo storico è immerso anche lui in questo, naturalmente. E lo storico è immerso in tutto. E appunto, non è che lo storico oggettivo è uno che non parteggia. Sì, per carità, se racconto le guerre puniche posso anche raccontarle senza parteggiare per Annibale oppure per Scipione, naturalmente. Ma posso anche parteggiare per Annibale, se mi va. Non è un problema. Perché poi se invece sono uno storico contemporaneo e racconto appunto la Seconda Guerra Mondiale, è un po' difficile che non parteggi. In un senso o nell'altro posso anche essere uno storico neonazista che fa la storia delle coraggiose battaglie dell'SS. Dopodiché, quello che ci vuole non è uno storico che si reprime e che non ammette che il suo argomento lo entusiasma e che ci sono dei personaggi che preferisce e che sta da una parte anziché dall'altra. Quello che si richiede, cioè l'onestà dello storico, consiste nel fatto che anche se io parteggio per una parte, però quello che trovo, trovo. Quello che mi dicono i miei documenti, quello tiro fuori. E lo faccio anche se trovo delle cose che contraddicono le mie aspettative, no? Ecco. Per cui è perfettamente possibile avere uno storico che dichiaratamente parteggia. Le storie della Resistenza sono quasi tutte state scritte da gente che stava con la Resistenza, prima che arrivasse Giampaolo Pansa, per l'appunto, che sta dall'altra parte. Dopodiché, però, se lo fai, come dire, trattando onestamente i documenti che trovi, la verità, ecco, quella verità di cui parlava Marc Bloch, allora va bene. Poi, non è nella sua domanda forse, ma mi dà uno spunto anche per questo. C'è anche un altro modo in cui lo storico è influenzato dall'epoca in cui vive e dai problemi dell'epoca in cui vive.
Pensate cosa vuol dire studiare le invasioni barbariche nell'impero romano. 100 anni fa l'immigrazione non era un problema per nessuno, anzi per noi il problema era l'emigrazione, perché i nostri se ne andavano. E invece 100 anni fa si vedeva il mondo come un mondo dove i popoli sono in guerra gli uni contro gli altri, non solo i popoli, le razze, la razza germanica, la razza latina. Sono discorsi che poi verranno screditati definitivamente perché li prendono in bocca Mussolini, Hitler e li portano all'estremo. Ma prima del nazismo tutti ci credevano che ci sono le razze, che ci sono i conflitti fra le razze. Avevano tutti letto Darwin. Avete presente Darwin, lo scienziato dell'Ottocento, l'origine della specie? Darwin dice: tra gli animali sopravvivono i più adatti. I dinosauri si sono estinti. E invece la tigre è ancora qui. Perché? Perché le specie adatte prosperano. E tutti dicevano, anche noi siamo così, anche i popoli, anche fra i popoli e le razze umane c'è la lotta per la sopravvivenza, e quelle più forti prosperano e quelle deboli sono destinate a scomparire. Allora, davanti alle invasioni barbariche, gli storici italiani o francesi di razza latina si schieravano con l'impero romano e dicevano: vedi questi barbari inferiori, selvaggi, che sono venuti e hanno distrutto una grande superiore civiltà come quella dell'impero romano. Gli storici tedeschi, che credevano di essere i discendenti dei barbari, invece dicevano: vedi questi popoli giovani e forti che vengono a ridare nuova linfa a una civiltà marcia come quella di questi terroni di romani, no, corrotti e decadenti. Ecco, i romani della decadenza, si diceva, ecco. E si interpretavano le invasioni barbariche come un classico esempio della lotta tra le razze. Oggi della lotta tra le razze non ce ne frega più niente. Non pensiamo che sia una forza. Non pensiamo neanche più che esistano le razze, anche se lì ci sarebbe da discutere con i colleghi scienziati. Ma comunque non è quella la forza, non è per niente quello. In compenso abbiamo scoperto che il problema di come deve gestire la situazione un mondo ricco, prospero, dove c'è un'economia forte, commerci, benessere, leggi, strade, città, sicurezza, quando fuori vive un sacco di gente che vive male, nell'insicurezza, nella povertà, e vuole venire dentro, ecco, e com'è che bisogna gestire una situazione del genere? Di colpo abbiamo scoperto che le invasioni barbariche nell'impero romano sono precisamente un esempio di questo tipo. È la situazione di un impero che è uno spazio chiuso, prospero, fuori si sta peggio e quelli fuori vogliono entrare. E il problema, se li fai entrare oppure no, a quali condizioni, cosa gli garantisci, cosa chiedi a loro, come li integri, come gli dai la cittadinanza oppure non gliela dai, ecco, sono tutti problemi con cui i romani si sono trovati a confrontarsi. E quindi oggi uno studia le invasioni barbariche e le studia in quella prospettiva lì. Perché? Sono cambiati i fatti? No, i fatti sono sempre quelli. È quello che ci vediamo noi che cambia, no? Quello che ci interessa chiedergli, ecco. Quindi, diciamo, gli umori del tempo influenzano lo storico anche in questo senso qua. Ecco, bene, grazie. No, beh, beh. Scusa che ti la disturbo, ma... Lo scusiamo. Una domanda personale, no? Per lei che è uno storico, che cos'è la storia? Cioè, quanto è importante per lei? Ok. Vabbè, allora. Vabbè, tanto la storia è la cosa più divertente del mondo. Ci sarà anche qui qualcuno che pensa che la chimica sia più interessante, ma non c'è dubbio, ognuno ha le sue preferenze e le sue perversioni. Però io incontro continuamente gente che mi dice: sai, io faccio l'ingegnere / l'avvocato / il notaio / il fisico nucleare, ma
ma la mia vera passione è la storia e io la ascolto sempre, eccetera, eccetera. Non ho mai incontrato nessuno storico che dice io faccio lo storico, ma la mia vera passione è la chimica, invece, in realtà. Ecco, questo non esiste. Quindi, la storia è comunque la cosa più divertente del mondo. O una, il che non vuol dire che uno si debba divertire per forza a scuola studiando il manuale, perché l'insegnamento della storia a scuola è un grosso problema, come sapete tutti, studenti e insegnanti. È difficilissimo nelle condizioni della scuola, con gli orari, i programmi, i manuali che ci sono, far anche capire che è una roba straordinariamente appassionante. È difficilissimo, io non saprei da che parte cominciare. Più che altro perché per far vedere che è appassionante devi poter stare un quarto d'ora a raccontare chi era Mark Bloch. Come fai quando quindi, per carità, lo so che dico una cosa che vista dalla scuola sembra assurda dicendo che è divertente, neanch'io mi divertivo a studiare storia a scuola, ma di per sé quando c'è tutto il tempo di andarci dentro allora scopri che lo è, perché appunto, voglio dire, appunto è la vita di tutti quanti quelli che sono vissuti al mondo. Poi certo, se uno non frega niente, appunto io posso capire benissimo che uno preferisca la geologia. Non sto scherzando, è vero, può essere appassionantissima, ma se appena ti eccita, come dire, sapere che il tuo vicino ha una storia con la panettiera e tradisce la moglie, allora la storia è quello. La storia appunto è la vita di tutti, per di più col vantaggio che noi oggi ne sappiamo poco, un'infinità di cose non le sappiamo, ma sappiamo anche moltissime cose che i contemporanei non sapevano. Gli storici del futuro leggeranno, come dire, i pizzini segreti dei politici di oggi, le lettere private di Donald Trump, tutte cose che oggi noi non sappiamo. Invece noi oggi leggiamo le lettere private di Cavour, per esempio, dei potenti del passato. E quindi noi abbiamo delle prospettive sulla vita della gente, anche di quelli che prendevano le decisioni, insomma, che la gente dell'epoca non aveva, ecco. Quindi la storia vuole anche dire, appunto, mettere il naso dappertutto e venire a sapere delle cose che, appunto, per cui è una citazione continua, insomma, ecco, diciamo. Dopodiché, appunto, è anche uno dei modi per sapere chi siamo noi, fondamentalmente. E non dico per prevedere il futuro, però per essere un po' meno stupiti di fronte alle cose che succedono, ecco, perché se conosci un po' il catalogo, ti stupisci di meno, ecco, e quindi sai anche reagire un po' meglio in linea di massima. Però se fossero solo questi motivi utilitari, non è per quello. A me la storia interessa perché la trovo la roba più divertente e appassionante del mondo, ecco, la verità vera è quella. Grazie. Qualcun altro? Allora, salve professore, di nuovo grazie ancora per la dedica sul libro e le volevo porre una domanda. Devo parlare, ecco, così è meglio? Okay. Ci siamo. Allora, e volevo chiedere una domanda un po' più mirata, non è tanto off topic, ma è con quello di cui abbiamo appena parlato. Lei ha detto giustamente che molte dottrine, almeno in teoria, come il manifesto di Karl Marx, è tutto perfetto, ma poi deve essere applicato. Però abbiamo avuto esempi nella storia che vengono personaggi realmente esistiti che universalmente vengono riconosciuti come dei grandi, grandissimi. Ad esempio Alessandro il Grande, un altro grande Alessandro. Però Alessandro il Macedone è stato uno dei pochi esempi, forse nella Bibbia, nell'Antico Testamento, anche nel Corano giustamente, seppur per poco, gli viene dato il giusto merito, perché comunque alla fine sì, si può essere di parte. Ho avuto una discussione con un mio amico dell'Iran che chiaramente non era a favore della vita e della campagna di Alessandro, io ovviamente più schierato da una parte, però obiettivamente si deve riconoscere che ha cambiato le carte in tavola, che la cavalleria, la falange, cioè ci sono degli ambiti dove uno, anche se nelle guerre puniche uno è a favore Scipione africano, uno non può dire che Annibale non era un tattico geniale e che ha insegnato a Scipione, vabbè, l'arte della guerra. E oggigiorno cosa bisogna fare per essere riconosciuti universalmente da tutti? Almeno su una cosa assai obiettiva, non dico poi su tutti i campi, però cosa bisogna fare? Lo so, era troppo... È una domanda...
risposta stupida, bisogna essere bravi in quello che si fa, scherzo, però qui abbiamo messo insieme due cose diverse, nel senso che oggi è un po' improbabile che qualcuno passi alla storia come sono passate alla storia Alessandro Magno o Carlo Magno. La cosa da fare intanto è riflettere su chi sono i personaggi che sono passati alla storia con l'appellativo il grande. Non sono molti, anzi sono pochissimi. Alessandro Magno, Carlo Magno, Federico il Grande, Pompeo Magno lo chiamavano così finché non si è fatto sconfiggere, però poi no. Allora, qui rientriamo nel discorso che facevo all'inizio, che per molto tempo, quasi sempre anzi, si è studiata la storia dicendo la storia è la storia dei grandi avvenimenti e dei grandi personaggi. E chi sono i grandi personaggi? Per carità, possono essere tanti, perché, come dire, tutti sarebbero d'accordo che è un grande personaggio storico, che ne so, San Francesco, il quale, come dire, riesce a far accettare alla Chiesa un nuovo modo di essere religiosi, un nuovo rapporto con l'idea della povertà, cambia proprio il mondo. Ecco, però in realtà i personaggi che sono passati alla storia come Magno o il Grande sono essenzialmente politici, uomini di potere, che hanno cambiato il mondo, cioè hanno lasciato un mondo diverso da come l'avevano trovato, ok? Questo. Quindi diciamo né io né lei abbiamo più questa possibilità oggi come giorno, per quanto per noi è detto, lei è ancora più giovane, potrebbe anche farcela, ma no, allora, lasciato il mondo diverso, Alessandro Magno, perché è grande? Ma certo, d'accordo, è un grande generale, però è piena la storia di grandi generali. Era un personaggio con cui avremmo piacere di andare a cena? No, sicuramente no, anche perché tendeva quando era ubriaco ad ammazzare i suoi migliori amici mentre cenava con loro. Certo che no, perché Alessandro e Magno? Perché? Perché la Grecia era un piccolo paese con alcune colonie sparse, con una enorme influenza culturale, un'enorme ricchezza, certo, ma era un piccolo paese e il greco si parlava lì e basta. E Alessandro Magno porta la civiltà greca a conquistare il mondo, porta la civiltà greca fino appunto alla Persia, all'Egitto, al Medio Oriente, alla Libia, e lascia un mondo dove la civiltà si fa in greco, dove la lingua ufficiale è il greco, dove il potere è greco, il modo di ragionare è greco, e rimane così per secoli, rimane fino agli arabi, fino all'arrivo degli arabi, 1000 anni dopo, un grosso pezzo del nostro mondo parla greco perché Alessandro Magno l'ha conquistato. E allora quello è il motivo. Pietro il Grande, zar di Russia, è grande perché la Russia, prima di Pietro, fino all'inizio del Settecento, è un paese totalmente periferico, miserabile, insignificante, anche se immenso, e Pietro che obbliga i russi a vestirsi come i tedeschi, a tagliarsi la barba, a imparare le scienze, le arti, le tecnologie, mette in piedi un esercito in divisa con i cannoni, fa costruire una flotta, fa costruire una nuova città occidentale, Pietroburgo, e lascia la Russia e quindi l'Europa tutta diversa da come l'aveva trovata. Quindi i grandi sono quelli. Ci sono anche dei grandi su cui c'è qualche dubbio, perché per esempio io ho studiato molto l'imperatore Costantino. Costantino è quello che ha cristianizzato l'impero romano, ha messo fine alle persecuzioni contro i cristiani, ma non solo, non ha solo detto va bene, lasciamo in pace i cristiani, ha anche deciso che d'ora in poi l'impero collaborava con la Chiesa, che il clero sarebbe diventato un sostegno dello Stato e dato il via a un mondo che è durato fino all'Ottocento da noi, dove Chiesa e Stato erano strettamente collegati. No? Ecco, Costantino... Tutti avete sentito parlare anche solo vagamente di Costantino, battaglia di Ponte Milvio, in Oxinio Vinces. Credo che nessuno di voi si sia mai sognato di chiamarlo Costantino Magno o Costantino il Grande. Da un po' di tempo gli storici che scrivono biografie di Costantino hanno preso il vezzo, e sono biografie adoranti, che dicono appunto quanto è stato grande Costantino che ha ribaltato il mondo e l'ha reso cristiano. E le vite di Costantino adesso si intitolano così, Costantino il Grande,
in tutte le lingue, Constantin le Grand, Constantin der Grosse, generalizzato. E stanno provando a far passare anche Costantino fra quelli appunto etichettati come il grande. Questo per quanto riguarda, diciamo, l'esempio da cui lei è partito. Poi però, diavolo, primeggiare, bisogna primeggiare nel proprio campo. Dopodiché dipende anche dagli obiettivi che uno si pone, perché può succedere che uno sia bravissimo nel proprio campo e sia contento di quello e non abbia nessun bisogno, nessuna voglia di farlo sapere a chissà chi, e lì dipende dalle ambizioni che uno ha. Però qui mi accorgo che stiamo chiacchierando come se stessimo al caffè, io sto dicendo delle stupidaggini perché la domanda mi porta fuori dal seminato, insomma, io ho cercato di rispondere da storico. Dopodiché però quello che posso dire è che non è che uno dice certo, ai nostri tempi come si fa a primeggiare, una volta era più facile, ecco, quella è la tipica tendenza che gli esseri umani hanno sempre avuto, di pensare che i nostri tempi non favoriscono e non permettono, ecco, poi non so se le ho risposto, ecco. Ok, grazie. Abbiamo ancora tempo, Ma non siamo neanche obbligati, però. No. Prego. No, sì. Allora, è una domanda un po', cioè, data da ignoranza, sì. No, però mi viene da pensare che questo non sia un momento rivoluzionario, ma è chiaro da discorsi che abbiamo fatto e anche dal sentimento collettivo, cioè c'è gente che le ha chiesto se oggi è possibile riportare il conflitto come se fosse una scelta, no? Come se un essere umano, un gruppo di esseri umani in circostanze come queste evidentemente sfavorevoli possano, no? E io mi sto chiedendo, visto che non vorrei essere deterministica, meccanicistica o altre cose, però mi sto chiedendo, è possibile che l'iniziativa di un gruppo di esseri umani in circostanze del genere possa creare qualcosa? Non so, se vorrei sapere se ci sono stati esempi nella storia in cui uno che non fosse uno zar si è svegliato un giorno, ha detto io voglio fare questo e gli sia riuscito realmente. Scusi. Questo qua è, come dire, è un problema che non è ben risolto, e che per noi che studiamo la storia è un problema fondamentale, e cioè fino a che punto l'individuo conta. Lì ci sono le due soluzioni estreme. Una volta si tendeva a dire certo, nascono i grandi uomini e i grandi uomini sono quelli che cambiano il mondo. All'estremo opposto c'è la tendenza a dire sono tutte balle, non esistono grandi uomini, esistono solo grandi forze sotterranee e sono quelle che muovono il mondo. Se volete un esempio di questo modo di vedere le cose, leggetevi, tanto dovreste farlo lo stesso una volta nella vita, Guerra e Pace. Guerra e Pace di Tolstoi è un libro che racconta le guerre napoleoniche, nella parte della guerra, e dove Tolstoi, che è matto dalle gare, sostanzialmente dice grandi uomini, ma figurati, Napoleone. Napoleone era uno stronzo qualunque, particolarmente sgradevole, anzi, eccetera, meschino, un miserabile. Lui si illudeva di comandare, mettere in movimento le masse. Ma non è così, dice Tolstoi. Le masse si muovono perché decidono loro. E quando 600.000 uomini partono dalla Francia per invadere la Russia, Napoleone credeva di averlo deciso lui. Ma non è mica vero. Si sarebbero mossi lo stesso anche senza di lui. È matto dalle gare, non funziona così. Però il fatto stesso che qualcuno abbia potuto pensarlo fa vedere com'è difficile risolvere questo problema. Sono gli individui che muovono, o le cose si muovono da sole per dei movimenti misteriosi, sotterranei. Marx cercava di razionalizzare questa cosa e diceva no, misteriosi mica tanto, è l'economia. Basta vedere nell'economia chi ha il potere e chi è sottomesso, chi dà lavoro e chi è costretto a cercarlo, e da lì capirai tutto. Ed è vero, quella è una delle forze che esistono. Dopodiché oggi su tante cose noi tendiamo a essere un po' banali e a dire la verità sta nel mezzo. E cioè non bisogna esagerare, non bisogna credere che l'individuo non conta. L'individuo può fare la differenza in tanti casi.
Dopodiché però l'individuo che ha successo e che cambia il mondo è quello che è in sintonia con quello che quel mondo sta chiedendo. Parlavo prima di San Francesco. San Francesco è uno che ha cambiato profondamente il cristianesimo e la Chiesa, non totalmente, la Chiesa è rimasta anche dopo di lui una grande forza di potere, una grande forza conservatrice, ma San Francesco ha salvato in un certo senso la Chiesa, riportando in primo piano il tema della povertà, facendo vedere che la Chiesa non erano soltanto vescovi ingioiellati, ma anche gente che andava scalza e che cercava davvero di dare una mano, d'accordo? Adesso sto molto semplificando, ma... Dopodiché San Francesco, se fosse nato 500 anni prima, anche se nasceva con quell'idea lì, non lo stava a sentire nessuno. San Francesco invece nasce in un momento in cui l'Occidente medievale è in crescita, in enorme crescita. Le città sono piene di cantieri. Guardate quante chiese medievali, cattedrali ci sono. Piene di cantieri, di manovali, di immigrati, di poveri. Piene di soldi anche. C'è un sacco di gente che sta facendo un sacco di soldi nei comuni italiani del tempo di San Francesco. E c'è un sacco di gente che invece è povera. E ci sono, e c'è più gente che sa leggere e scrivere, che legge il Vangelo, ci sono laici che vogliono leggere il Vangelo e non si accontentano di farlo spiegare dal parroco, e leggono il Vangelo e scoprono che gli apostoli andavano scalzi. E perché gli apostoli andavano scalzi e invece il parroco no? Ecco, no? In quel contesto, e ci sono dei movimenti, come dire, di contestazione, che protestano contro il clero e che dicono non dobbiamo credere al clero, se vogliamo essere cristiani dobbiamo liberarci da quello che insegna il parroco, tutte queste balle, il purgatorio, le offerte per i morti, non è vero niente. In quel contesto uno che arriva e dice attenzione, la povertà è davvero importantissima, bisogna riscoprire che Cristo andava scalzo e non solo raccontarlo ma farlo vedere andando scalzi noi. E però stando dentro la Chiesa, non cercando di distruggerla, ma aiutandola a aprirsi, e però accettando di ubbidire al Papa, perché senza in quel contesto lì ha un impatto enorme, ha interpretato qualcosa. Ecco. E allo stesso modo, appunto, cambiano qualcosa anche gli individui, anche i gruppetti, ma quando quello che loro hanno in mente deriva dal fatto che hanno capito o hanno usato l'aria intorno a loro. È per quello che dicevo che, certo, un partito comunista esiste ancora oggi, Marco Rizzo è un caro amico, però hai la sensazione che non sia quello che può muovere oggi le masse e scatenare il conflitto. Ecco, poi magari mi sbaglio, insomma, ma ecco. Non era una considerazione disfattista in realtà, era per dire delle cose magari in realtà si possono considerare, cioè se abbiamo 150 anni di conoscenze dietro ed evidentemente ci stimolano ancora una discussione come stamattina, il fatto di escludere, esatto, ok. Assolutamente, no, l'azione, come dire, vale sempre la pena di fare e gli individui e i piccoli gruppi possono contare molto. Però appunto la sensazione è che per riuscire a contare e a fare, e anche per diventare grandi e passare alla storia, bisogna interpretare la propria epoca. Se sei fuori dal mondo, difficilmente, anche San Francesco poteva sembrare fuori dal mondo, lo sembra a quelli che non vedono al di là del loro naso, alla sua epoca dicono guarda questo coglione era ricco e invece adesso va in giro come un miserabile, che idiota. Ma sono gli imbecilli che lo vedevano come fuori dal mondo, in realtà era in piena sintonia con delle tendenze del suo tempo, ecco. Vuole bere? No, ce ne sono altri due in fila. No, io non ho nessuna fretta. No, vuole però mi spiace per i ragazzi. No, volevo veramente contento di aver colto questa occasione come cittadino del quartiere. Veramente eccellente, sono felice di, tra l'altro, di stare qui e di aver conosciuto anche il professor Barbero, che tra l'altro vedevo in televisione. Insomma, ecco, è una cosa bella trovarsi qua e sentire parlare di storia.
Tra l'altro la storia, io ho visto tanti ragazzi universitari, molto, tanti ragazzi delle medie, i loro professori, anche io fino a poco tempo fa ero nella scuola. Cioè, il problema è la storia a scuola è stata, come dire, messa un po' da parte. Credo che uno dei, diciamo così, degli obiettivi degli storici, ma dei cittadini, è quella di essere molto chiari nel rivendicare la centralità della storia, ma dello studio della storia, ecco, quindi a maggior ragione, quindi cogliere questa occasione come momento per acquisire questa consapevolezza e parlarne e riflettere. Poi volevo solo dire una cosa, siccome poco fa si parlava, ecco, a proposito dei conflitti, il caso del Cile, vabbè, per motivi, io ho lavorato 2 anni in Sud America in un progetto, insomma, conosco l'Ecuador. L'Ecuador, vi invito a osservare, a guardare i filmati, si trovano sulla rete, degli indios della sierra, della montagna, che scendono a protestare a Quito, la capitale, vanno anche nella città dove c'è il potere economico, Guayaquil. È veramente interessante vedere queste persone che vivono anche una realtà quasi antica, quasi medievale. Persone semplici, scendono le donne con i bimbi, le famiglie vanno a protestare in città. In città, tra le varie cose, non mi voglio dilungare, la repressione è passata anche attraverso l'attacco ai punti dove queste persone poi, avendo le donne con i figli, dovevano anche, diciamo così, hanno protestato per diversi giorni, 12 o 15 giorni, trovare un punto dove ritrovarsi. C'è stato un accanimento veramente forte da parte del potere nell'aggredire i luoghi dove queste persone oltretutto erano anche un po' riparate, oltre a essere schierate a manifestare. Ecco, anche questi sono spunti storici. Io comunque fondamentalmente volevo ringraziare tutti per la partecipazione, è stata per me veramente un'occasione bellissima di condivisione di... Grazie. Grazie. Vabbè, piacere. No, io personalmente invece sono uno di quei ragazzi che è venuto qui sapendo poco e nulla su di lei. Anzi, ho visto giusto qualche video su YouTube e mi è sembrato molto interessante. E ho visto per esempio qualche video appunto su Costantino, su Napoleone, quindi grandi figure storiche. Però per esempio una cosa che mi ha affascinato, anzi, sono le figure secondarie. Per esempio, sì, le persone che hanno fatto la storia sicuramente erano molto brave, ma non sempre erano i migliori in tutto. Anzi, per esempio, Napoleone lo prendo come un grande stratega, un grande politico, però insomma non era proprio il migliore in tutto. Come non so che persona, come persona. E per esempio un personaggio storico che adesso stiamo affrontando in classe mia è Giustiniano, e invece il personaggio storico che a me affascina, e non so perché, è Belisario. Me ne potrebbe gentilmente... Perché Belisario, insomma, si è fatto pure lui il mazzo, direi. Grazie. No. Guarda. Purtroppo la risposta sarà deludente, perché io, come dire, la mia ignoranza è immensa in moltissimi campi, e l'epoca di Giustiniano io non l'ho mai studiata, quindi non conosco nessun dettaglio in più di quelli che vi possono insegnare a scuola, peraltro, e quindi tutto quello che posso fare è, come dire, piantare qualche paletto. Vi insegneranno alcune cose a scuola e voi vorreste saperne di più. Non si può saperne di più. Perché quello che sappiamo è quello. Noi del passato una marea di cose non le sappiamo, ok? E a scuola uno può avere l'impressione, invece c'è il manuale pieno di roba, molta di più di quella che riesco a imparare. Uno potrebbe avere l'impressione che sappiamo tutto. Non sappiamo un tubo di niente, ok? E quello che sappiamo lo sappiamo perché abbiamo delle fonti che ce ne parlano. Su Giustiniano, fondamentalmente, la sua epoca, noi abbiamo Procopio. Procopio dice, che scrive diverse cose, diversi grossi, importanti libri,
che ci racconta chi era Giustiniano, chi era sua moglie Teodora, chi era Belisario, perché ha fatto fortuna e perché poi è caduto in disgrazia e così via. Procopio racconta queste cose non perché dice che bello, così nel 2000 sapranno, sì, pensa perché così in futuro si saprà, d'accordo, tramando al futuro. Cosa tramando? Il fatto che quel bastardo di Giustiniano è stato un vero porco e sua moglie una puttana e io ho mille motivi per odiarli e adesso scriverò tutto questo, così in futuro lo sapranno, ok? Ecco. Così funziona. E quindi uno dice, magari poi abbiamo anche una versione di uno che invece dice che Giustiniano era meraviglioso. No, non ce l'abbiamo. È la verità e va a sapere. È vero che Teodora, prima di sposare l'imperatore, faceva quelle brutte cose, quel brutto mestiere e così via. E chi lo sa? Possiamo cercare dei riscontri. Poi di Giustiniano possiamo imparare altre cose. Andiamo a Ravenna, vediamo il mosaico e lo vediamo. Lo vediamo in faccia, vediamo come si presentava. E allora cominciamo a capire certe cose. Capiamo che essere imperatore di Roma nel VI secolo voleva dire essere una figura sacra, che veniva raffigurata addirittura con una specie di aureola, che si presentava in abiti inimmaginabili rispetto a quelli della gente comune, che la gente osava appena guardare in faccia. Sì, lo guardi nel mosaico e lui è lì che ti guarda e poi abbassi gli occhi automaticamente, no? Ecco, ed è circondato dai dignitari del clero e dai militari armati, perché l'imperatore è il capo sia della chiesa sia dell'esercito e dello stato, e stato e chiesa sono la stessa cosa. Tutte queste cose le impari. Ma se Giustiniano era buono d'animo o malvagio, se era innamorato di Teodora o no, e come gli è venuto in mente di riconquistare l'Italia, e che discussioni aveva con i suoi ministri, e cosa gli ha fatto Belisario per cadere a un certo punto in disgrazia, e chi lo sa? Noi non lo sappiamo e non lo sapremo mai, ecco. Quindi purtroppo noi, per il passato più remoto, è un po' il contrario di quello che dicevo prima, di Cavour leggiamo anche le lettere, ma quando si arriva vicini al nostro tempo la quantità di fonti è immensa. L'epoca che vi stanno spiegando i vostri professori adesso è un'epoca di cui noi conosciamo appunto alcune grandi linee, così. E quindi siamo condannati a rimanere col desiderio. Non sapremo mai, ecco, qualcosa di più e di più vero su Belisario, al di là dei pettegolezzi che racconta Procopio sulla sua carriera e sulla sua caduta in disgrazia, senza essere neanche in grado di sapere cosa è vero e cosa invece è inventato. Ecco. Poi, ripeto, i vostri professori su Belisario ne sanno più di me, perché io dell'argomento non mi sono mai occupato, quindi torni a scuola con fiducia. Arrivederci. Io prima, infatti mi sto. Io sento male. Ah, ok. Allora, prima di fare la mia domanda, volevo partire da un evento storico incredibilmente vicino a noi, ovvero oggi, adesso, in questo momento. Sì, anche. Quello che mi chiedevo è, cioè, quello che ho visto stando seduto qui oggi è, soprattutto tra le persone più giovani, io ho 26 anni, non ho chissà cosa, però tra le persone più giovani c'è evidentemente un disinteresse, oltre a essere qui perché forse obbligati dal fatto della scuola e tutto quanto, al perché l'argomento può non interessare. Io studio storia all'università, quindi sono di parte. Però abbiamo in questo momento storico tantissime innovazioni tecnologiche, che partono comunque da conoscenze che bisogna acquisire attraverso anche cultura. Una persona studia, si può elevare socialmente, si inventano tante cose, quindi la cultura ha un'utilità pratica, la cultura, solo che sembra che non sia molto afferrato questo concetto, che la cultura serva a qualcosa. Quello che volevo sapere, diciamo, la domanda che rivolgo allo storico è: ci sono stati altri momenti in cui la cultura era così a portata di mano? In questo momento tutti noi l'abbiamo in tasca, la cultura, col cellulare. Ma quest'idea di mi approprio della cultura come rivalsa della mia situazione di
piccola persona, perché voglio elevarmi, non veniva colta? Ma dunque, no, certamente, diciamo, la cultura intesa come, come informazione, come una ricchezza di informazioni accessibili, non è mai stata certamente così accessibile come adesso. Io adesso, se mi trovo a far lezione all'università e dico sì, perché appunto Giustiniano a un certo punto ha lanciato la riconquista dell'Italia, mi ricordo più quando, mi pare negli anni 30 del 500, dopo 10 secondi uno alza la mano col cellulare in mano e dice: prof, nel 535 ho controllato su Wikipedia. Certo, le informazioni non sono mai state così disponibili e forse non è neanche mai stato così accessibile il fatto di poter, se si ha voglia di sacrificarsi e investire molto tempo, diventare invece davvero persone colte, cioè impadronirsi di certi rami del sapere, diventare uno che conosce la storia piuttosto che la linguistica, piuttosto che la matematica, naturalmente, d'accordo, o l'architettura. 150 anni fa in Italia sembrava un miracolo che si riuscisse a creare un sistema in cui tutti i bambini arrivavano alla terza elementare. E hanno fatto una gran fatica per riuscirci, perché tantissime famiglie povere non li mandavano neanche alla terza elementare, d'accordo? Quindi certamente non c'è dubbio, non è mai stato così facile. Dopodiché, intendiamoci, io sono anche molto diviso quando si dice ma perché i giovani, come dice lei, non hanno voglia di... Io penso anche che ognuno ha il diritto di fare quello che vuole della propria vita e di decidere che non gli frega assolutamente niente di culturale, e ha il diritto. Io penso che ci si diverte di più nella vita se si ha una cultura di un qualche tipo, ci si diverte di più, si fanno meno danni, si sta al mondo meglio, però poi ognuno fa quello che vuole, insomma, dopo tutto, alla fine. Un punto però che mi sembra il caso di sviluppare è che lei ha ancora detto ripetutamente: uno si fa una cultura, va a scuola, studia e migliora la propria posizione sociale. Questa è una cosa che oggi è un po' in discussione. È ancora vero, eh? È ancora vero, nel senso che, a dirlo strettamente, i laureati in genere lavorano di più e guadagnano meglio dei non laureati a livello di statistica. Però è verissimo che oggi una famiglia che fa un sacco di sacrifici per portare un figlio a laurearsi in medicina, per esempio, poi può scoprire che per anni e anni e anni e anni questo figlio fa delle guardie mediche notturne prendendo 4 soldi, no? Ecco, non è più come era una volta, quando effettivamente una laurea implicava che avevi il lavoro e uno stipendio significativo e diventavi un borghese sistemato, ecco. Non è più così, e questo, su questo vale secondo me la pena di riflettere, perché anche questo è un grosso casino, non è chiaro quale sia il problema. Da un lato il problema è che chiaramente si è andati nel nostro occidente verso una situazione in cui tutti vanno a scuola, mentre prima andare a scuola era un privilegio della borghesia, e la borghesia, generalizzo chiaramente, però è chiaro che via via che si otteneva che tutti andassero a scuola, al tempo stesso il mondo è andato in una direzione per cui andare a scuola non era più così importante. E soprattutto bisogna vedere dove vai a scuola, perché tutti vanno a scuola, però i figli dei ricchi vanno a scuola in Svizzera o in Inghilterra o comunque in scuole private di un certo tipo. Quindi c'è un conflitto sotto a questo. C'è un conflitto per cui ciò che prima garantiva l'ascesa sociale, una volta che lo si è reso disponibile a tutti, ci sono delle forze che hanno impedito che questo continuasse a essere davvero una garanzia di ascesa sociale. E d'altra parte anche la sinistra è responsabile, perché di fronte al fatto che si dice tutti devono finire la scuola dell'obbligo, e poi si è detto sì, però in certi quartieri tantissimi ragazzi non ce la fanno, vengono bocciati, e qual è la soluzione? E si è detto, vabbè, la soluzione è non bocciarli, anche se non hanno imparato, no, d'accordo, anche qua semplifico, però un po' è successo questo, cioè
per l'obiettivo di mandare tutti a scuola si è abbassato il livello di quello che si richiedeva. Quindi insomma c'è un insieme di problemi enormi intorno a questo discorso, che comunque è sempre il discorso del si studia perché avrai una posizione sociale migliore. E lì però c'è un problema di fondo, e cioè il nostro mondo avrà sempre bisogno di camerieri e di operai e di scaricatori e di sempre ne avrà bisogno. Noi siamo un po' in una situazione in cui, siccome a tutti è stato detto tutti devono potersi laureare e avere una vita migliore, allora però poi importiamo gente da fuori per fare i lavori stradali, supponiamo, no? Ecco, per fare i lavori da manovale. In realtà è chiaro che la soluzione teorica giusta sarebbe stata il comunismo, dove la risposta è, e in Unione Sovietica succedeva, che il manovale guadagna più del chirurgo. Così, se vuoi fare il chirurgo, in realtà sarebbe stato giusto che guadagnassero uguale. In Unione Sovietica guadagnava di più il manovale del chirurgo o dell'insegnante, perché siamo lo stato degli operai, e quindi si diceva l'insegnante trae soddisfazione dal suo lavoro, fa un bellissimo lavoro e perciò è l'operaio che deve guadagnare di più, visto che lui si rompe la schiena, no? Poi non funzionava neanche così, perché si è scoperto che i bravi non avevano più voglia di andare a fare l'insegnante. Perché lo faccio? Tanto non mi pagano, no? Faccio il custode, ecco, sto raccontando molto in fretta molte cose complicate, quindi mi scuserete se semplifico moltissimo. Però è chiaro che la soluzione, fare il cameriere, fare il manovale, fare quello che asfalta le autostrade, è necessario, qualcuno lo deve fare, l'importante è che chi lo fa sia pagato bene come gli altri e che possa essersi fatto una cultura, perché è anche un grande piacere e soddisfazione avere una cultura. Poi se sia possibile davvero un mondo dove lo spazzino è pagato quanto il chirurgo, e per di più lo spazzino è laureato in filosofia, perché a tutti si deve dare questo piacere di studiare, leggere, e però a quel punto non si vergogna di fare lo spazzino, non lo so se sia possibile, ecco. Però sono contraddizioni alle quali mi sembra non ci sia oggi una soluzione evidente, ecco. Ringraziamo il professore e lo salutiamo, un caloroso abbraccio.